telefonino. Dobbiamo fare la diretta. Aspetta, arrivo subito. Facciamo un massamagnetico. Puoi intervenire prima tu? Eccoci. Allora, ciao a tutte e tutti. Abbiamo aperto ora la seconda sessione della SIS del Sud Lab, la Riscossa del Sud, che oggi vede una giornata molto importante, ma soprattutto molto densa. Stamattina abbiamo avuto tra i relatori Eleonora Forenza, Rosa Rinaldi, Roberto Musacchio ed altri, con i quali abbiamo affrontato quelle che noi definiamo le contraddizioni dell'Italia del meridionale, la salute, l'autonomia differenziata, con un accento soprattutto a quanto in effetti si è attraversato durante la pandemia del Covid. Dicevo quindi, non solo autonomia differenziata, non solo salute, ma anche il problema dei trasporti. Con Antonio Mazzeo abbiamo parlato dell'elemento dei temi della militarizzazione e con altri compagni e compagne di quello che è il tema ambientale. Ora con noi per questa seconda sessione abbiamo dei compagni, delle compagne con le quali abbiamo attraversato. Dovete spegnere i microfoni, compagni e compagne. Abbiamo un po' attraversato questo percorso lungo un anno. Quindi io darei subito la parola a Franco Ingerlì dalla Sicilia, animatore di un ambulatorio popolare, medico, compagno. Lui, una delle cose che più mi ha fatto sorridere e soprattutto più ha consegnato un orgoglio è stato ascoltare Franco in questo percorso comune, affermare e riaffermare con durezza, con profondità la parola compagne e compagni nei suoi interventi. Allora, Franco, da medico, da animatore di un ambulatorio popolare, da uomo e compagno sensibile alle pratiche mutualistiche, io ti darei la parola per iniziare subito questa seconda sessione del Sud Lab. Grazie a tutti, grazie a Loredana, grazie ai compagni che identifica per me una comunità assolutamente fondamentale. Io volevo innanzitutto aprire una declinazione sul problema del regionalismo differenziato sugli effetti che ha determinato nella sanità. Perché Ok, perfetto. Ciao. diciamo, gli effetti di questo regionalismo differenziato già sono evidenti e già hanno prodotto 20 servizi sanitari regionali e non, con ovviamente con grandi differenze quindi tra regioni e regioni, e c'è il rischio che gli effetti continuano ad essere ancora più devastanti perché attraverso alcuni meccanismi attraverso cui passano la ripartizione dei fondi del servizio sanitario attraverso appunto il regionalismo differenziato rischia di approfondire, di separare vie più le differenze che ci sono tra un servizio sanitario regionale e un altro. Ad esempio, continuando a perperare ora ripartizione dei fondi in base allo storico e non in base alla popolazione, cioè alle teste, e non in base anche, non soltanto alle teste, ma anche al contesto territoriale. Compagni, pensiamo ovviamente alle criticità del territorio che sono sparse nel nostro territorio meridionale, a partire dall'Ilva di Taranto, ma anche in Sicilia. Noi abbiamo l'esperienza di Augusta Melilli o della raffineria di Milazzo e di Pace del Mela, dove c'è una devastazione del territorio
impressionante. Significa che sulla base dello storico non ci saranno mai le risorse per interventi di prevenzione di risanamento ambientale. E allora la riflessione che io volevo porre ai compagni è questa, che noi, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, compagni, è del 78, con la legge 833 e poi con la legge Basaglia, sostanzialmente, anzi che l'ha anticipata di qualche mese, il che significa che sono dovuti passare 40 anni dalla Costituzione Repubblicana che istituiva il diritto alla salute universale. Ci sono stati 40 anni di lotte e di battaglie di un movimento molto forte. Giovanni si ricorda sicuramente la Montedoso di Castellanza, ci ricordiamo tutti quanti la presenza di prestigiosi e carismatici leader, tra cui Giulio Maccacaro, Franco Basaglia, che sono stati, diciamo, gli artefici di questo percorso di lotte che poi ha portato all'istituzione dell'833 e della legge Basaglia. Ma ci sono voluti 40 anni per declinare il diritto alla salute come diritto alle cure ospedaliere, perché al di là, diciamo, dei presidi ospedalieri non siamo riusciti, e mi ci metto pure io dal punto di vista dei meccanismi di lotta, a implementare un servizio territoriale di prevenzione che possa rispondere, diciamo, ai bisogni sanitari che emergono dai territori. E questo perché è più semplice erogare i servizi attraverso le strutture ospedaliere, appunto sulle urgenze ed emergenze sanitarie, perché lavorare sulle emergenze sanitarie è, diciamo, quello che viene meglio al sistema di potere e al sistema dei partiti, cari compagni, perché questo sistema si alimenta soprattutto dalla gestione di questi flussi finanziari. Io vi ricordo che il Servizio Sanitario Nazionale è frutto di 110 miliardi di euro circa, ma di questi 110 miliardi Ministero e Ministro, con buona pace del compagno Speranza, gestiscono se no 3-4 miliardi di euro. Il resto del montante viene erogato in testa ai direttori generali, che sono gli effettori finali dell'erogazione e quelli che poi gestiscono concretamente l'erogazione del flusso finanziario. Il che significa, ed è un motivo per cui i direttori generali vengono nominati e gestiti dalla politica, e questo è un sistema di cui dobbiamo riflettere, diciamo, in prospettiva. Pensate soltanto a quello che è successo durante e siamo ancora dentro al processo dell'emergenza Covid, che è un sistema, diciamo, perfetto per quanto riguarda la gestione, è il sistema della protezione civile, compagni, per cui è un sistema che richiede l'allocazione dei fondi attraverso una deroga al sistema delle trasparenze, delle guarentigie, nel senso che i fondi della protezione civile vengono erogati ed allocati in un regime di assoluto affidamento diretto. Io vi porto l'esempio di un ospedale. Io sono medico, lavoro in ospedale, un grande ospedale di Palermo che lavora sull'emergenza. Hanno deciso di trasformare un presidio ospedaliero che faceva riabilitazione e qualche cos'altro in presidio per le malattie infettive, cioè una specie di Spallanzani di Palermo. Tutto ciò con fondi che provengono direttamente con i fondi dell'emergenza della protezione civile, con affidamento diretto della trasformazione ad una impresa che lavorerà H12 e tutti i giorni della settimana per consegnare in 6 mesi la trasformazione di questo ospedale. Ora io non lo so se ci riusciranno mai, se lo faranno, io credo di no. Comunque questo è il sistema che sta vigendo in questo momento.
E allora il problema è di capire noi che tipo di resistenza possiamo fare ad un sistema che privilegia questo tipo di sistema di erogazione dei fondi, che è il sistema, diciamo, che cercano di depistare, di utilizzare sistemi di allocazione diretta delle risorse, perché è il sistema con cui i partiti possono sostanzialmente finanziarsi. Un'altra cosa vi volevo dire, volevo parlare un attimo, Loredana diceva l'esperienza nostra degli ambulatori popolari. Il problema dell'esperienza nostra dell'ambulatorio popolare è un'esperienza per me molto formativa e molto importante, perché noi pensiamo l'ambulatorio popolare non un luogo soltanto dove eroghiamo servizi, ma dove incontriamo popolazioni, incontriamo utenti, incontriamo soggetti che diventano, che si riappropriano insieme a noi di un diritto alla salute e la rivendica, e quindi la possibilità di costituire reti di solidarietà. Queste reti di solidarietà costruiti su comunità che si autogovernano e che si diventano soggetto politico governante. Penso anche ad altri temi. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto interessante, che è quella di genuino clandestino per la filiera agroalimentare, che anche là è stata un'esperienza che siamo riusciti a portare avanti per alcuni mesi, poi per vari motivi non siamo riusciti più a declinare. Ma per noi, diciamo, la comunità si deve declinare come una prassi che sia antagonista e costituente, cioè costituente di sé come soggetto politico e come pratica di obiettivi e di liberazione. C'è una comunità in cui si possono costruire territori liberati, e quindi anche una prassi che sia l'espressione di una teoria per superare il processo e le regole di un capitalismo sempre più, diciamo, irricevibile. Il problema è che noi dobbiamo, e finisco veramente così, sono assolutamente breve, dobbiamo combattere l'assioma thatcheriano che non c'è alternativa al capitalismo. Compagni, noi dobbiamo costituire un sistema di comunità in cui costruiamo le regole e i processi per il superamento di un sistema che porterà la terra alla distruzione. Grazie. Ho finito. Sì, Franco, io ti ringrazio. Diciamo che il sentimento di molti di noi, l'idea di dover creare delle comunità, come Pino Ferraris ci ha insegnato, per creare un paese nel paese. In questo molti lavorano sul mutualismo come strumento all'interno della lotta di classe. E quindi molti dei compagni che stasera saranno qua con noi sono compagni e compagne impegnate nel mutualismo, e in qualche maniera anche nel terzo settore, come l'esperienza di Francesca Pesce, alla quale voglio dare la parola, una compagna impegnata nelle questioni meridionali, che con noi è stata già in Calabria e che oggi con noi continua questo percorso di laboratorio del Sud per la riscossa del Sud da Crotone. Vai Franci. Il microfono, Francesca. Mi sentite? Ora sì. Mi sentite? Sì. Ok, buonasera a tutti, grazie Loredana, ovviamente ben trovati a tutti i compagni che sono connessi e che ho visto nella schermata. Diciamo che abbiamo avviato questo percorso di Lab Sud, e l'elemento che mi è piaciuto di questo percorso, che poi ho seguito direttamente qui in Calabria, è il fatto che in qualche modo si sia tentato di staccarsi dalla solita discussione pubblica sul problema del Mezzogiorno.
Di fatto l'Hub Sud ha attraversato tutte le regioni del Sud ed è riuscita a portare nel dibattito pubblico incentrato sui temi della questione meridionale, che ancora oggi resta il nodo all'unità d'Italia. E siccome tutti i nodi vengono al pettine, anche questo è venuto al pettine con le manie secessioniste di alcune regioni del Nord, allora è riuscito l'Hub Sud in qualche modo a non invocare nel dibattito che ha creato mai nessun piano per il Sud. E questo lo dico da calabrese con cognizione di causa, perché dalla Calabria soprattutto, piano Sud, contratti d'area, ne abbiamo visti a pioggia. Di fatto la situazione è quella di una regione che è veramente l'ultima provincia dell'impero, in termini soprattutto di vivibilità e in termini di assistenza e tutela dei diritti delle persone che in questo territorio vivono. Questo perché? Perché in realtà quel sistema di gestione da parte del Nord di come dovrebbe essere assistito il Sud, anche attraverso l'emanazione di piani per il Sud, di fatto poi ha rappresentato soltanto quel rapporto perverso la politica nazionale e le amministrazioni locali, la politica locale, che si è fatto, l'abbiamo visto perché e lo continuiamo a vedere, soprattutto in materia ambientale e soprattutto in materia di politiche sociali. È ovvio che se si continua con il modello dei piani per il Sud, dei contratti d'aria che non producono nulla se non l'ascesa dell'ennesimo imprenditore del Nord, struggere l'ambiente, il territorio e anche le aspettative di un'intera popolazione, di fatto noi non genereremo mai una riscossa del Sud. Questo lo muto dal titolo perché in realtà dovrebbe darla in maniera diversa. Io in questi giorni mi sono interrogata su quale dovrebbe essere la riscossa per il Sud. È ovvio che quando ci siamo visti in Calabria abbiamo affrontato i tanti problemi della Calabria, che noi ancora oggi, a distanza di 8 mesi da quando ci siamo incontrati a Lamezia con l'Hub Sud, non solo non abbiamo visto neanche in via di riflessione per approntare una soluzione, ma li vediamo costantemente peggiorati. Se lo sviluppo del Sud, secondo l'idea che ci è stata data fino ad oggi, deve essere semplicemente quella legata a un'economia di assistenzialismo, di sviluppo dell'imprenditoria attraverso fondi e quant'altro, che altro non hanno generato se non scatole vuote o la venuta del tal dei tali che viene a creare una attività imprenditoriale di qualsiasi tipo, che nulla crea, perché il giorno dopo fa le valigie e se ne va portandosi la ricchezza al nord e lasciando il sud ancora più depresso. Di fatto noi con questo genere di sistema non risolveremo nulla. Se le politiche per il sud restano quelle di non riuscire a smantellare il binomio tra la criminalità organizzata e la gestione dei rifiuti, in Calabria siamo capostipiti di questa di questo modello, evidentemente noi non riusciremo a approntarla quella riscossa per il sud. Ora la Calabria sta vivendo in questi ultimi giorni un'emergenza ambientale che sarebbe ipocrita da definire senza precedenti, perché è la stessa identica emergenza ambientale che la Calabria vive esattamente ogni anno. Ma questo perché? Perché la gestione ambientale in Calabria è ovvio che sia di diretta responsabilità non soltanto regionale ma anche delle politiche nazionali. La gestione ambientale in Calabria è il tema di impiantisti. Nessuna politica nazionale, nessun piano per il sud abbia mai deciso di smantellare, abbia mai deciso di restituire ai cittadini calabresi la dignità del rispetto del diritto alla salute, a vivere in un ambiente salubre, del rispetto anche paesaggistico ambientale.
Non mi serve questo genere di politica, non serve a nessuno questo genere di politica. Allora, la riscossa del Sud. La riscossa del Sud probabilmente è riuscire ad avere il coraggio di fare una cosa completamente diversa, riuscire a eliminare quel paradigma secondo cui è necessario soltanto creare quelle forme di assistenzialismo e finanziamento assistenzialista che alimentano il rapporto perverso tra la criminalità, tra una mala gestione degli enti locali e la politica nazionale, quella logica secondo cui l'interesse del singolo, l'interesse del privato, l'interesse di qualcuno, l'interesse di pochi possa costruire qualcosa al Sud. Il Sud ha bisogno di autoregolarsi e in questo non c'è alcuna spinta secessionista. Il contrario, perché laddove si riesce a slegare le politiche del Mezzogiorno e le politiche per il Mezzogiorno da un modello assistenzialista e un modello di carro da trainare e si riesce a vedere il Sud e le regioni del Sud come una parte necessaria di quel paese chiamato Italia, che è necessariamente quel contesto sovranazionale chiamato Europa, allora riuscire a ricostruire le politiche per il Sud su questo paradigma e non sul dover trainare un carro che non cammina, probabilmente potrebbe darci la differenza e potrebbe anche darci la soluzione. Il modo qual è? Il coraggio. Il coraggio di dire no a determinati stili e azioni politiche. Determinate azioni politiche, come il solito, e anche l'ultimo lo conferma, intervento economico di finanziamento che dovrebbe risollevare le sorti dei territori e che poi di fatto va a finire nelle tasche di interessi privati, probabilmente è un modello che ci ha condotto fino ad oggi al fallimento e al morire di finanziamento. E invece avere il coraggio di dire no a questo sistema e ricreare le condizioni per far risorgere l'occupazione, per restituire dignità a chi abita questi, a chi abita questi territori. E lo dico da calabrese, che probabilmente tra tutte le regioni del Sud è la più depressa, è la più incapace di reagire, è la regione dove la disoccupazione femminile, dove la condizione femminile sono più compromesse rispetto ad altri luoghi. Le politiche a cui abbiamo assistito fino ad oggi e che in qualche modo anche questo governo tentano di propinarci sono le stesse identiche politiche. Non esiste un governo che non abbia partorito il proprio piano per il Sud. Sono le stesse identiche politiche che ci hanno portato e ci hanno lasciato nella condizione in cui ci hanno trovato. Piuttosto le aspettative, ricreare le aspettative di un intero territorio del Sud, unendo quelli che sono i fili conduttori delle potenzialità che ha un Sud, che ha qualcosa da dire all'Italia e all'Europa. Ho detto tantissime volte che non può esistere un Nord senza un Sud, però si è detto anche tantissime volte che il livello minimo di assistenza e di tutela e garanzia dei diritti al Sud è ancora in fase di avvio rispetto a un Nord dove i servizi, dove la qualità della vita, dove la compensazione delle aspettative è sicuramente più alta. E questo non è pregiudicato dall'incapacità delle regioni del Sud di produrre la ricchezza, piuttosto che dalle regioni del Sud di riuscire a colmare un divario che di fatto è incolmabile in assenza di un intervento delle politiche nazionali. E le politiche nazionali non possono pensare di colmare il divario tra Nord e Sud, di creare occupazione, di restituire dignità a chi abita questi territori, semplicemente con lo stanziamento di fondi che vadano a finire poi in mano alla criminalità, piuttosto che in mano ai soliti imprenditori dei soli settori che in questa regione e in molte parti del Sud riescono a sollevarsi, che poi sono quelli di particolare interesse della criminalità organizzata, a partire dalla gestione dei rifiuti. Ora, probabilmente riscrivendo anche attraverso queste
queste forme di dibattito collettivo, riscrivere la riorganizzazione e le ragioni della questione meridionale probabilmente può servire ad assumere quella consapevolezza per la quale non è soltanto una questione di finanziamenti o di possibilità che il governo nazionale dà al sud piuttosto che al nord. Riuscire a riscrivere la questione meridionale partendo prima di tutto dal presupposto che il governo nazionale deve assumere l'impegno di svincolare il modello di sviluppo al sud dalle logiche assistenzialiste, di svincolarlo dalle logiche del consenso e di restituire anche alla politica del sud la dignità di agire per l'interesse di questi territori. Il sud ha la potenzialità di portare le proprie specificità e le proprie sensibilità anche all'interno di un contesto sovranazionale come quello europeo, per il quale dobbiamo necessariamente iniziare a discutere, perché ignorare il fatto che anche la macro regione del sud faccia parte di quel contesto economico e sociale che è l'Europa significa continuare a relegare il sud in una condizione di carro da trainare, e il carro non si può trainare se mancano le ruote al carro. Quindi in ogni caso il dibattito, anche quello avviato dalla Sud, soprattutto quello avviato dalla Sud, ha senso se riusciamo a riportare la questione, scrivere le regole che non possono essere quelle, ce lo siamo l'assurdi tantissime, ce lo siamo detti in tutte le lingue del mondo, non possono essere quelle della secessione, non possono essere quelle dell'autonomia differenziata, perché quelle dell'autonomia differenziata mirano unicamente ad accentuare quel divario, ad abbandonare a se stesso un sud che invece ha necessità della ricentralizzazione di tantissimi aspetti della vita pubblica, della vita politica e amministrativa di questi territori, ha necessità di ricentralizzare necessariamente la questione anche dei rifiuti, molte questioni ambientali, sicuramente la questione sanitaria. Lo diceva il compagno prima, se la gestione del diritto alla salute resta in mano a interessi politici che dal nazionale vengono delegati e relegati agli interessi locali e territoriali, di fatto non abbiamo risolto il problema dei livelli minimi di assistenza, il problema della garanzia del diritto alla salute. Abbiamo semplicemente dato un ulteriore tassello all'interesse privato per lo sviluppo di un interesse privato. Quindi io concludo molto velocemente e non so se riuscite ancora a sentirmi, ho tantissimi problemi di linea. Concludo velocemente dicendo che l'Absud ha senso nel dibattito pubblico e anche come spinta propulsiva per le azioni politiche concrete se prosegue nella sua logica di non solo evidenziare i dati e le caratteristiche di questa follia chiamata autonomia differenziata, ma se riesce a riscrivere proprio la questione meridionale, riscrivere il paradigma per il quale il meridione non è un luogo abbandonato a se stesso, che in qualche modo non ha possibilità di restituire qualcosa al resto del mondo, ma se riesce a trasformare l'idea di un meridione che ha capacità e spinta propulsiva come macro area di un'entità sovranazionale chiamata Europa, che di fatto. Francesca, ti abbiamo perso con la connessione sulle conclusioni, però diciamo che va da un'altra parte. Eccoti.
Allora, dicevo, purtroppo ti abbiamo perso, passiamo però la parola anche agli altri ospiti. Come diceva appunto Francesca, vari governi hanno parlato di piani per il Sud, non ultimo il governo Conte, ma abbiamo potuto verificare come durante il Covid gli invisibili sono rimasti invisibili. E Alessio Malinconico, con l'esperienza di Yabasta, può portarci appunto la testimonianza di una associazione che pratica mutualismo in un territorio come quello di Cisciano, non solo durante la pandemia, il periodo di pandemia, ma un'esperienza di mutualismo come esperienza di militanza. Vai Alessio. Sì, allora mi sentite? Penso che mi sentiate tutti. Ok, perfetto. Allora, sì, l'esperienza della pandemia ha dimostrato proprio tutte le contraddizioni, no? di uno Stato che da un lato parlava in tutte le televisioni, a rete unificata, di aiuti, di non lasciare nessuno indietro, andrà tutto bene. E invece poi nella realtà dei fatti e gli stessi aiuti previsti dal decreto rilancio erano degli aiuti che non riuscivano ad intercettare una larghissima fascia di popolazione. Oggi è di ieri la notizia che la Corte Costituzionale ha dichiarato irragionevole la norma che preclude l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo. Questa norma, che è stata una dei problemi che ha causato anche nell'emergenza Covid la marginalizzazione degli invisibili, viene oggi giudicata incostituzionale. Sento dei disturbi sotto? No, ok. Io non sento niente. Non si sente? Io no. Mi sentite? Mi sentite? Sì, vai pure. Ah, ok. Dicevo sì, che questa sento, notizia... Sì, io sento bene. Ok. Dicevo che questa notizia dell'iscrizione anagrafica è stato uno dei grandi motivi che hanno escluso tantissime persone. Faccio un esempio dalla dinamica dei buoni spesa. Gli aiuti che venivano fatti per le famiglie indigenti in molti dei comuni del sud si sono fermati perché i comuni stessi, gli uffici anagrafici, non riconoscevano le persone che non avevano una residenza anagrafica, che lo stesso decreto Salvini aveva cancellato. Quindi da un lato gli invisibili, che erano tutti migranti naturalmente, richiedenti asilo, erano stati privati dell'iscrizione anagrafica e poi questa stessa non gli permetteva di accedere anche agli aiuti del buono spesa. Noi a Cisciano abbiamo fatto un bando che era inclusivo, però ci siamo dovuti trovare a fare una, ci siamo trovati a fare una vertenza contro altri comuni che è diventata anche una diffida legale. In alcuni comuni siamo riusciti poi ad ottenere dei bandi di recupero ad hoc per i migranti, in altri invece stiamo ancora oggi facendo, diciamo, con le carte della diffida legale e degli strumenti della vertenza, perché in questi comuni gli invisibili, che erano proprio quelli là che più dovevano accedere ai buoni spesa, quelli che più necessitavano di aiuti alimentari, sto parlando di braccianti irregolari che durante il periodo del Covid, proprio per ottemperare alle norme sulla sicurezza, non uscivano di casa e quindi non andavano a lavorare. E in questo senso la nostra zona, i migranti della nostra area sono stati virtuosi perché sono rimasti a casa, hanno seguito tutti i consigli del governo, rimanete a casa, state a casa, e poi si sono ritrovati senza alcun aiuto da parte dello Stato. E quindi la vertenza dei buoni spesa che ci ha caratterizzato nel periodo della pandemia, assieme all'esperienza poi di Cisciano Solidale, che provava invece a ribaltare questo paradigma e provava proprio a costruire dal basso, con gli strumenti del mutualismo e della partecipazione popolare, delle forme di aiuto per queste persone che sono diventate un banco alimentare permanente, un banco farmaceutico. Abbiamo poi dato vita a uno sportello SOS Migranti, perché nel pieno della pandemia la questura aveva semplicemente chiuso le porte, facendo saltare tantissimi appuntamenti di migranti che magari aspettavano questi appuntamenti da un anno,
e senza dare alcun tipo di avviso, se non un semplice avviso in italiano generico sopra al sito web, che insomma, per chi conosce la Questura di Napoli, sa che è un sito abbastanza impraticabile. E quindi queste attività, che sono nate con una rete di persone del territorio, del quartiere, cercando di non lasciare veramente indietro nessuno, sono state uno strumento per ripensare anche un'idea di sud solidale all'interno della pandemia del Covid, che, come dicevo prima, da un lato era piena di grandi parole d'ordine in televisione, nessuno sarà lasciato solo, ma in realtà lasciava soli tantissime persone. Questa situazione si è incrementata con il periodo post-Covid, nella quale la pioggia di aiuti che lo Stato ha messo su, sono stati degli aiuti che spesso e volentieri sono rimasti impraticabili da moltissimi migranti che erano sul territorio, o perché avevano un permesso di soggiorno che non era regolare, o perché non avevano una situazione contributiva precisa, o anche semplicemente perché gli aiuti venivano, non c'era un'informazione corretta sui bonus che permettesse alle persone di potervi accedere, anche un'informazione in più lingue. Faccio l'esempio del bonus tablet, che è stato utile, che ha promosso la Regione Campania, che è stato utile per tantissime famiglie, ma il bonus tablet prevedeva, per presentarlo, l'ISE, un documento che sembra per noi scontato, ma per chi non ha un'iscrizione anagrafica e quindi non ha una residenza, diventava un documento impossibile da produrre. Spesso persone che non hanno neanche un conto corrente definito, ma comunque avevano bambini iscritti a scuola. E anche lì ci siamo organizzati per far sì che ci fosse un prestito o delle donazioni di tablet messi a disposizione di queste famiglie. Io sono molto contento di rappresentare la nostra realtà in questa Assise del Sud, che stiamo seguendo da quando è nato il Laboratorio per il Sud, cercando proprio di ripensare l'esperienza mutualistica fatta qui al Sud per i migranti e per tutti gli invisibili che normalmente si ritrovano esclusi. Allora io volevo dire, secondo me quello che potremmo provare a costruire sui nostri territori, soprattutto nei territori della periferia di questo Sud, io credo che una cosa fondamentale, quella che stiamo costruendo noi da ormai un anno a questa parte, sia costruire una dinamica di sportello mutualistico che possa non solo fungere da strumento per rivendicare diritti anche banali, come quelli nei confronti degli uffici anagrafici. Faccio un semplice esempio: la sentenza della Corte Costituzionale nei nostri comuni, per applicarla significherà fare un'altra battaglia. Probabilmente ci saranno anche dei ricorsi individuali se non ci sarà una variazione della legge, perché molti comuni semplicemente non l'assumeranno. E quindi costruire degli sportelli, degli spazi che possano non solo rivendicare diritti, ma anche ricostruire comunità. Quando dico ricostruire comunità, intendo proprio costruire una dinamica che possa mettere in sintonia persone, in sintonia percorsi, mettere in condivisione delle buone pratiche, dai banchi alimentari a quelli farmaceutici, agli sportelli di emergenza abitativa, costruire una dinamica di sportello varia che possa essere aggregativa e che possa superare anche le piccole identità, e per dare una risposta complessiva alle persone che partecipano. Questa esperienza di sportello noi la stiamo portando avanti sul nostro territorio con esperienze politiche come la nostra, no? Che siamo un'associazione immediatamente politica che si occupa di mutualismo e di lotta vertenza da quando è nata, più di vertenza, diciamo. E anche in realtà non politiche come le parrocchie del territorio e le associazioni di stampo religioso o di stampo solamente volontaristico del terzo settore. Abbiamo provato a mettere in rete queste realtà, e con queste realtà stiamo provando a costruire una risposta che sia collettiva ad un sistema che vuole un vissuto individuale per l'emergenza Covid, per il post-Covid. Il governo frammenta, il governo in generale, il sistema in cui viviamo, ci frammenta e ci convince che ci si salva da soli se si è bravi o se si è capaci di cogliere le occasioni che arrivano.
noi stiamo provando invece a costruire una risposta che è collettiva, che prova a non lasciare indietro nessuno e che si basa sulla condivisione volontaria di un percorso fatta insieme. Io proprio ora sono al nostro sportello dove stiamo tentando, a breve inizieranno i nostri incontri sulla sanatoria. La sanatoria truffa che nel sud è praticamente impraticabile dalla maggior parte dei migranti, perché è una sanatoria restrittiva, è una sanatoria che dà soltanto ai datori di lavoro la possibilità di sanare un rapporto di lavoro, quasi che la vita delle persone fosse legata poi a doppio filo con questo datore di lavoro. Quindi non è un caso che non è il migrante che regolarizza la propria situazione, ma è il datore di lavoro che regolarizza la situazione del migrante. Quindi c'è anche proprio una negazione dell'identità di queste persone. Una sanatoria che appunto non permette l'accesso, che non riconosce i settori lavorativi in cui la maggior parte dei richiedenti asilo, dei rifugiati lavorano nel nostro territorio, e che se ha questa idea di voler evitare il caporalato nei campi, quando invece da noi sappiamo benissimo che il caporalato nei campi non vive proprio dinamiche di regolarizzazione, che anzi molti dei migranti che riescono a accedere alla regolarizzazione se la devono pagare da soli e poi magari devono lavorare in condizioni ancora peggiori per risarcire il padrone che gli ha fatto anche il favore di regolarizzarli. Insomma, io credo che queste siano le esperienze da cui ripartire, dai territori, costruendo una condivisione quanto più larga possibile sulle pratiche, anche perché abbiamo visto che spesso la condivisione sui percorsi politici è più difficile, mentre invece proprio la storia del mutualismo e delle pratiche di solidarietà ci insegna che invece la condivisione delle pratiche è sicuramente più facile, e forse in questo momento, per questo periodo di breve durata, può essere la strategia migliore per fa ripartire un po' anche la vertenza in questo sud. E ho concluso. Grazie Alessio. Ora passiamo la parola alla grazie compagna. No, ho detto grazie a voi che ci avete chiamato. Grazie a te, al vostro lavoro, al lavoro tutto di Giabbasta. Quindi passiamo la parola a Rosa Tavella. Con Rosa e Roberto, come Trasform e Laboratorio del Sud, durante la fase del lockdown abbiamo attraversato la questione della sanità pubblica nel Mezzogiorno. Quindi oggi ne vogliamo approfittare per ringraziare e salutare quanti medici, oltre Rosa, e operatori sanitari ci hanno accompagnato in questa esperienza. Dal compagno Enzo Vaccaro, Michele Carriera, Fulvio Picocco, Gaetano Rivezzi, presidente dell'ISDE di Campania, Franco Musumeci, Renato Costa, Franco Ingrilli e la compagna Margaret Cittadino. Un percorso che ci siamo detti continuerà oggi, che viene testimoniato da Rosa Tavella, e che riprenderemo all'interno del percorso appunto del Laboratorio del Sud, come elemento portante dell'importanza della sanità pubblica in questo paese, anche perché, come ci siamo detti in altre occasioni, i piani sanitari guardano al profitto e non alla salute della gente. Rosa, a te la parola, e grazie per essere con noi. Grazie. Allora, io, cari compagni e compagne che avete organizzato questa discussione, voglio innanzitutto ringraziarvi tutti, ma ringraziare in particolare Loredana, che ha ora ricordato la collaborazione che ha reso il nostro lockdown un po' meno triste e un po' meno, diciamo, passivo di quello che avrebbe potuto essere senza la politica, anche se è una politica vissuta a distanza con il telefonino, tramite gli incontri e appunto tramite questo mezzo. E quindi credo che questa giornata appunto sia una giornata sicuramente di lancio di proposte, ma anche di messa a punto di un percorso, non soltanto nel periodo di questi mesi che abbiamo alle spalle, ma, come veniva ricordato in altri interventi, di un anno intero anche intorno alle proposte dell'autonomia differenziata.
E proprio rispetto a questo, sentendo anche gli altri interventi, mi veniva in mente di pensare al mio sud, a quello che alla fine degli anni 70, pur essendo ancora un sud difficile e controverso, era però quello di tanti ragazzi e ragazze che provavano attraverso lo studio, la cultura, la politica, a scrivere non solo una loro personale storia diversa e più libera di quella dei loro genitori, ma anche una storia collettiva che mettesse al centro nei paesi come nelle città un destino non più subalterno e servile, ma di cittadinanza attiva, di comunità autocentrate che partendo da sé appunto cercavano di reinventare il futuro. E questo sud che ricordo era così perché c'erano anche delle leggi che a livello nazionale costituivano una cornice di riferimento democratica che consentivano anche quantomeno nelle aspettative e nel progetto una ripartenza diversa anche dei territori meridionali. Penso appunto alla legge 833 di riforma sanitaria e alla precedente riforma della scuola media unificata, all'accesso libero all'università, allo statuto dei lavoratori, al nuovo diritto di famiglia. Insomma, una promessa di cambiamento che andava anche al di là dei finanziamenti e delle politiche specifiche pensate per il Sud. Era questa la promessa più importante ed era per questo anche, nonostante allora più di oggi molti ragazzi e ragazze studiavano altrove, non nelle loro regioni di provenienza, però ritornavano fiduciosi perché ritenevano possibile, come in larga misura lo è stato, poter lavorare e vivere in maniera diversa, curarsi, avere diritti. E questo è stato, nonostante ci fossero tanti conflitti e anche tanti problemi. Io penso alla mia Calabria, a quella dei Misasi, dei Mancini, dei fascisti, dei Boia Chimolla, dell'Ndrangheta, che allora, pur in maniera più coperta, la faceva da padrone nella nostra regione. È però possibile lottare, lavorare e costruire pezzi di società, pezzi di futuro, di opposizione anche ad uno sviluppo perverso e anche a politiche che venivano proposte in maniera sbagliata, penso alle famose cattedrali nel deserto. Il virus non ha incontrato chiaramente questo sud, perché da tanto tempo oramai quelle cornici di riferimento, quelle famose leggi sono state stravolte, altre addirittura cancellate. Penso alla derubricazione della 833 ai vari decreti 502, 517, con l'aziendalizzazione della sanità e con tutto quello che ne è derivato. E penso allo stravolgimento anche dello statuto dei lavoratori e alle varie riforme della scuola che hanno, con la parvenza dell'autonomia, anche lì hanno introdotto dei meccanismi assolutamente non di diritto universale all'istruzione e alla formazione, ma qualcosa di ben diverso. Penso al numero chiuso in molte facoltà universitarie. E quindi oggi noi incontriamo un sud spopolato, questa è la cosa che più veramente è più terribile, desertificato anche nei vari comuni, nei vari territori, e con un declino della sanità pubblica sempre più impoverita dal definanziamento nazionale, ma anche stravolta dalle varie gestioni locali.
E mi viene da dire quindi che la globalizzazione ha cambiato le polarità, anche se addirittura le ha apparentemente le ha cancellate, e sotto traccia negli anni, sotto traccia, l'antica dicotomia nord-sud è diventata sempre più forte. Tutta una serie di operazioni sono andate avanti senza nemmeno più dei meccanismi e degli anticorpi di difesa. Quindi perché proprio man mano sono scomparse non solo l'ombrello delle grandi politiche, anche di quelle sbagliate, ma di tutte le leggi di riferimento che potevano... Scusatemi un attimo... che potevano costituire un meccanismo di difesa. E quindi nei nostri territori oggi vige la regola del si salvi chi può, anche se permangono delle nicchie e dei luoghi di resistenza a tutto questo sconquasso. Una per tutte, penso all'esempio di Riace, penso ai vari comitati sulle questioni sulle questioni della salute, ambiente, dei rifiuti. In tutto questo noi abbiamo inserito la discussione sulla sanità e abbiamo concluso che senza un cambiamento leggi e di regolamenti, ma senza le risorse necessarie non si può ripristinare una sanità pubblica che sia davvero tale per tutti e che sia diffusa in tutto il territorio e che sia all'altezza dei compiti che oggi essa deve svolgere. Penso per esempio al fatto che in Calabria, come del resto anche in Campania, il numero dei posti letto per 1000 abitanti, una per tutte, sono i numeri più bassi d'Italia, mentre il privato accreditato è nelle regioni del sud, ma parlo della mia regione, è tra i più alti come in percentuale, più alto di regioni che hanno anche ampiamente privatizzato, come per esempio l'Emilia-Romagna. E quindi si tratta di mettere in campo delle politiche che siano capaci di, appunto, di ripristinare, di azzerare questo gap. E questo lo si può fare soltanto assumendo personale, stabilizzando il personale precario e cercando di porre un argine a quella spinta anche di esternalizzazione dei servizi che nel sud prima ha riguardato il privato sociale e ora riguarda anche la sanità, con il rischio di una messa al lavoro povera di tanti operatori tecnici, medici e non medici, che appunto pur di lavorare possono accettare contratti non solo a termine, lavori in affitto tramite agenzie cooperative che vendono il loro lavoro alle aziende sanitarie locali. Ho finito il mio tempo, mi rendo conto di averla fatta troppo lunga, ma sulla sanità naturalmente non solo posti letto, non solo sanità pubblica nella gestione, ma io credo che vada cambiato complessivamente anche il sistema di centrare non solo più sugli ospedali, ma sulla medicina del territorio la nostra attenzione, cosa che a noi purtroppo non abbiamo fatto a sufficienza e abbiamo visto come tutto questo si sia rivelato un deficit molto grave proprio durante la pandemia del coronavirus, non solo nel sud ma anche nelle regioni che avevano sistemi sanitari ben più forti dei nostri.
Io spero che questa discussione continui, spero, come diceva Francesco Campolongo questa mattina, che si possa articolare non solo nelle riflessioni e nelle discussioni, ma anche nella creazione di iniziative di lotte vertenziali su singoli punti, cosa di cui abbiamo tanto bisogno anche per creare un consenso a quelle che sono le nostre intuizioni e le nostre proposte. Grazie. Grazie a te Rosa. Ora passiamo la parola alla senatrice Paola Nugnes, ringraziandola di essere ancora una volta con noi. Un percorso iniziato a febbraio che ha attraversato tutta la pandemia. Abbiamo anche con Paola presentato degli emendamenti al decreto Rilancio Italia, all'articolo 241 e 242, e oggi Paola ancora con noi e anche per il domani, ci siamo dette e ci siamo promesse. Quindi a te Paola la parola, anche perché so che poi tu devi andare via, che hai altri impegni da svolgere nel pomeriggio. Sì, vi ringrazio tutti. Questa iniziativa che appunto ha un ritorno settimanale e un, come dire, un rilancio di volta in volta sempre più ampia scala e di più ampio respiro, credo che sia assolutamente indispensabile. Il discorso che si sta affrontando, a mio parere, è quello che si sta mettendo in campo negli ultimi tempi di un ritorno di una dualità. E io su questo leggo con piacere una ridefinizione delle postazioni. È accaduto che dagli anni 90 in poi una certa sinistra moderata abbia deciso di abbracciare la ideologia del neoliberismo e si è messa, come dire, alla guida di un processo di smantellamento dei beni comuni, di svendita del nostro patrimonio, di privatizzazioni, di appunto aziendalizzazione dalla sanità all'istruzione, che sono diventati semplicemente gli stessi cavalli di battaglia della destra sotto il volto più rassicurante progressista di una certa sinistra. Questo chiaramente ha creato una grande spaccatura nel paese, una grande confusione, perché ha anche attirato la speranza di molti italiani, no? E l'idea che questo fosse comunque un modo per far crescere il nostro paese, quello di dare forza ai famosi motori vincenti, no? Al cavallo vincente, o che sia il privato, o che sia il nord, o che sia comunque una gestione emergenziale per favorire i grandi, le grandi concentrazioni di potere e di capacità imprenditoriale, piuttosto che la equità sociale, la ridistribuzione territoriale e come dire una un'organizzazione dei beni. Da questo, almeno questa è la mia lettura, una certa sinistra radicale ha avuto modo di staccarsi definitivamente, abbandonando questo centralismo di questa sinistra moderata che ci ha portato soltanto come dire, ad affollare il centrodestra. Adesso credo che sia effettivamente il tempo affinché questa sinistra ecologista, progressista, femminista, comunque radicale, prenda in mano le sorti del paese, perché quello che abbiamo evidenziato, ma già con, e ce lo dicemmo già nel 2008, con la crisi economica e finanziaria, delle bolle finanziarie, quelle immobiliari, quelle del cemento, quelle delle banche nel 2008, oggi torna nuovamente e più fortemente evidente. Questo modello ha fallito. Se nell'89
con la caduta del muro dovemmo, sbagliando, a mio parere sbagliando, definire la morte di un modello, perché non era quello il nostro modello, e quindi lasciare lo spazio a un mercato estremamente bulimico e vittorioso, quindi convinto che fosse l'unico modello esportabile quello del libero mercato e del liberismo, del capitalismo sfrenato, noi oggi possiamo dire che hanno doppiamente fallito. E sul fallimento, e solo sul fallimento, noi a questo punto possiamo ricostruire un nuovo modello che possa dare un'alternativa reale e concreta. Anche perché dobbiamo renderci conto di un altro fatto: il governo, gli stati, perché chiaramente non è una questione soltanto italiana, ma è molto generale, molto ideologica, del libero mercato è stato abbandonato, non è più il libero mercato, il laissez-faire, il mercato che si autoregola. Qui ci troviamo di fronte a governi che hanno fatto una scelta di campo e hanno scelto di favorire con leggi, disposizioni, con commissariamenti, con sospensioni di regole, con deroghe, il più forte. Quindi al contrario del welfare, ossia il governo che entra nel mercato per diciamo andare a trovare rimedio agli sbilanciamenti di un mercato troppo aggressivo. Qui ci troviamo di fronte al contrario, i governi che decidono di favorire le grandi concentrazioni, coloro i quali hanno sull'accumulo del capitale creato fortune, esportato capitali, evitato di pagare tasse, e ancora adesso vengono ripagati, perché in questa sudditanza e questa convinzione che i grandi motori saranno coloro i quali ci toglieranno dal pantano. Ma noi altri abbiamo la chiarissima convinzione invece che solo il tessuto connettivo della base che vada a riformare il tessuto sociale, la parte più larga del paese, solo quando questa sarà forte e sarà coesa e saranno rispettati tutti gli articoli della Costituzione, a partire dall'articolo 3, noi potremmo dire di essere un paese civile dove vale la pena di vivere. Loredana ricordava gli emendamenti alla... E quindi noi presenteremo. Pronto? Allora, scusami, ma sei scomparsa per qualche minuto? Qualche secondo. Minuto, secondo. No, dicevo che martedì presenteremo gli emendamenti di cui parlava Loredana, perché adesso finalmente arriva da noi il decreto rilancio blindato, quindi probabilmente tutti gli emendamenti saranno trasformati in ordine del giorno, almeno per strappare un impegno al governo su queste questioni, e sono impegni importanti per quanto riguarda il nostro Sud, perché benché siano state più volte ribadita dal ministro Provenzano che la legge sul 34% avrà attuazione, che non ci saranno deroghe, così come invece era nel documento del DIPE, no? della programmazione economica, sconfessando questo documento ufficiale. Mi senti? Ti vedo? Mi senti? Forse devo tenere il microfono. Noi sappiamo che nel DEF non è presente l'elenco delle programmazioni di spesa, e quindi vuol dire che questo
34, questa spesa del 34% al sud che doveva essere programmata nel 2020 non è stata programmata, non abbiamo avuto la possibilità di iniziare neanche adesso questa ridistribuzione, e quello che vediamo adesso è una richiesta, una possibilità che viene anche dall'Europa di avere una flessibilità per lo stanziamento dei fondi strutturali. È questo che noi cerchiamo di arginare con gli emendamenti che il Laboratorio del Sud ha presentato per mio tramite. Quello di permettere sì una flessibilità, ma soltanto tematica e non territoriale, perché noi possiamo ammettere, siamo disponibili ad ammettere l'emergenza sanitaria ha richiesto un investimento specifico in alcuni settori, ma ciò non toglie che i territori hanno subito in egual misura da un punto di vista economico, ma anche sanitario, la pressione di questa pandemia, e quindi non possiamo ammettere una flessibilità di destinazione. E su questo appunto cambiamo due commi dell'articolo 241 e ne presentiamo un comma del 241 e uno del 242, ne presentiamo uno nuovo nel 242. Ma non ci mettiamo tranquilli comunque, cioè il Provenzano, mi dispiace, può fare tutte le sue proclamazioni, ma torna adesso anche con l'esperienza del Covid di nuovo il discorso delle autonomie, e torna da parte delle regioni del nord ancora con la stessa pressione di prima. Sembra che il ministro Boccia voglia, come dire, mettere un freno e dire che l'esperienza di questi mesi non deve essere arrivata in vano. Ci ripete che senza lo Stato centrale non avremmo potuto risolvere questa questione, e quanto sia importante quindi rivedere le richieste, anche perché le autonomie nelle materie di trasporti pubblici, nella scuola, nel sociale, nella sanità sono materie di grandissima delicatezza. Voi sapete che le regioni del nord chiedono autonomia su 23 materie, si era parlato con il vecchio governo anche molto insistentemente del residuo fiscale, che è la cosa più lontana dalla Costituzione, perché la Costituzione non è solo il titolo quinto che è intervenuto nel 2001, ma è soprattutto l'articolo 3 e l'articolo 5 della Costituzione, che sono quelle parti della nostra Costituzione che non possono essere cambiate. Io non so se sono andata troppo oltre o posso dire qualche altra cosa, perché martedì posso? Un secondo? Poi carta bianca. Va bene, allora voglio dire che la discussione generale sul tavolo adesso ci preoccupa moltissimo, a partire dal piano Colao, che è un piano che la mia capogruppo al Senato ha detto andrebbe preso e buttato nel cestino, così senza neanche passare a sottolinearne una parte, no? Perché proprio, come dire, l'anticristo è proprio la visione iperliberista basata su semplificazioni, deroghe, concessioni dirette, è qualcosa che non potrà mai portare a soluzioni. Ma sicuramente non sono i tavoli, le task force che devono dare soluzioni al governo, perché il governo ha, e questo mi dispiace ripeterlo anche con le parole della destra, ma quando si è in opposizione spesso capita di dire anche cose giuste, c'è il Parlamento che dovrebbe essere il grande laboratorio di elaborazione sulle leggi e sui provvedimenti anche per il governo, e mentre il Parlamento per una questione emergenziale è stato messo da parte. Noi abbiamo votato due sforamenti di bilancio fino a 80 milioni e abbiamo delegato con il DPCM al Presidente del Consiglio una serie di disposizioni per un tempo che ritenevamo sicuramente più breve. Adesso avviene non solo che ci arriva un decreto semplificazioni che neanche il signor Berlusconi si sarebbe mai sognato di presentarci, ma
ancora una proroga dell'emergenza che si vuole portare al 31 gennaio del 2021, una cosa che si porterebbe dietro di sé la possibilità di ancora legiferare con DPCM, ancora andare in deroga, ancora comprimere dei diritti civili incomprimibili, se non per il brevissimo tempo legato a una vera emergenza che abbiamo vissuto e che su cui nessuno può negare, di cui nessuno può negare l'esistenza, ma sicuramente se il primo ministro, il nostro presidente del Consiglio dice fin quando ci sarà un caso, lui si è espresso così, fin quando ci sarà un caso saremo in emergenza, allora ecco, mi viene chiarissimo davanti agli occhi che questo è uno strumento che stanno usando per avere un controllo anche sulle disposizioni di appalto in deroga che vogliono portare più avanti possibile nel tempo, quindi non solo i grandi appalti per quanto riguarda le opere che vogliono commissariare, che sono nel semplificazione, non solo la sospensione del codice degli appalti che vogliono portare a un anno, ma già il ministro degli esteri dichiara che sarà almeno per 3 anni e noi abbiamo il mille proroghe che ci permetterà questo ed altro, ma sicuramente anche produzione probabilmente fuori necessità di mascherine, di distanziatori, di opere di sanificazione, quindi una speculazione su quello che è stata una vera emergenza. Noi sappiamo tutti che da Klein che l'emergenza serve per avere il controllo e se l'emergenza si basa sulla paura, questo controllo sarà assicurato, perché sulla paura e sulla impossibilità per noi tutti di controllare effettivamente l'origine di questa paura sta la nostra, come dire, il nostro inevitabile sottometterci alle decisioni che vengono prese. Non voglio dovermi attaccare alle parole della Merkel, perché la Merkel ha detto che con l'esperienza che lei ha avuto col nazismo e la sua nazione, aver dovuto comprimere i diritti civili è stato un atto di grande sofferenza e che la prima cosa che bisogna fare è ripristinare quei diritti. Invece qui sembra che non se ne parli proprio. E questo chiaramente anche a discapito del Sud, e permettetemi, purtroppo sono tante le cose da dire, nel semplificazione anche quelle opere commissariate che dovranno essere realizzate al più presto per rilanciare il paese, se mai fossimo d'accordo a realizzarle così, sono comunque tutte concentrate al nord. Quindi ancora una volta non siamo d'accordo su queste soluzioni. Grazie. Grazie Paola. Uno degli aspetti sicuramente che caratterizza, diciamo, l'economia del sud è quella dell'agroalimentare. E della, diciamo, del dominio delle multinazionali dell'agroalimentare nei nostri territori che invece offrono poi di contrappeso una grande ricchezza che appunto la dieta mediterranea ci offre, tra altre cose. E quindi do la parola a Gianni Papris per raccontarci un po' dal suo punto di vista nella battaglia del campo. Roberto, io non so se mi sentite, ho perso la linea. Andiamo. Sì, ci siamo? Sì, ti sentiamo, dai. Bene, bene, grazie. Allora, io credo che il miglior contributo che possa dare a questa discussione, di cui vi ringrazio i compagni che hanno lavorato anche a questo appuntamento, è quello di dichiarare subito, diciamo, la prospettiva da cui io vi propongo la mia riflessione. E la prospettiva è duplice: da una parte viene da molto lontano, viene
da un passaggio critico, delicatissimo, per cui insomma osservata dalle campagne del sud Italia, dalle aree rurali che si stanno spopolando ormai da decenni, questa crisi osservata da tempo, questa crisi è una crisi che è molto legata all'abbandono che la sinistra politica, non quella di oggi, quella ormai da decenni, che da decenni ha diciamo, consumato su alcuni temi strategici, come per esempio quello del cibo, dell'alimentazione, dell'agroalimentare. Non lo dico perché io penso che questo sia un punto di vista più importante di altri, lo dico semplicemente perché non possono rilevare come ci sia stato nei decenni scorsi un abbandono complessivo di questa cosa. L'idea che l'agroalimentare, l'agricoltura, la questione agraria fosse la questione vecchia, arretrata, e ha accompagnato il passaggio della sinistra, che invece aveva fatto di questa questione uno dei suoi punti più avanzati dell'iniziativa sociale nel secolo scorso, a questo passaggio all'idea che invece il cibo, l'alimentazione, l'agroalimentare, la questione agraria, contadina fosse una cosa vecchia, arretrata, ha consegnato nei fatti questa grande questione sociale nell'ombra e nel silenzio di un passaggio delicatissimo che si è consumato dietro a noi. Guardate, mentre noi abbandonavamo, no, mentre le sinistre, tutte le sinistre, sia quelle, voglio dire, quelle rivoluzionarie che quelle storiche, non faccio una grande differenza perché è un processo che ci ha accompagnato complessivamente. Mentre le sinistre compivano questa, consumavano questo passaggio, per cui da un punto di vista certo diverso, comunque la questione era archiviata. Il capitale, in realtà, sulla questione sul dominio dell'agroalimentare, costruiva un suo pezzo avanzatissimo e modernissimo di dominio nel passaggio alla fase della globalizzazione e alla post-globalizzazione. Come dire che mentre noi pensavamo di dover archiviare questa vicenda come una vicenda vecchia ed arretrata, i nostri avversari di sempre, invece, proprio sul dominio dell'agroalimentare, costruivano un pezzo avanzatissimo su cui prima di molte altre realtà, di molte altre, diciamo, di molti altri piani, si consumava una capacità di costruire il nuovo modello del dominio del capitale. Un dominio che arrivava, per capirci, a costruire la propria accumulazione primaria sulla privatizzazione della vita, la privatizzazione del vivente, la costruzione delle filiere dell'agroalimentare, in cui, pensate, in questi 40 anni in cui noi abbiamo abbandonato il campo, 40 anni fa, 35 anni fa, questi sono gli ultimi dati reali, per ogni euro, lira allora, di valore aggiunto che si produceva nelle filiere dell'agroalimentare, un terzo remunerava il lavoro, gli agricoltori, un terzo i trasformatori e la logistica, quindi 2/3 erano lavoro, un terzo la commercializzazione. E questa meravigliosa modernità fatta di abbattimento delle frontiere, di liberalizzazione degli scambi, di privatizzazione delle risorse, ci consegna un dato per cui ogni volta che noi compriamo 1 chilo di pomodori al mercato, sappiamo che quei soldi, il valore aggiunto che si determinano, per i 2/3 finisce nelle tasche dei nuovi padroni delle filiere, i nuovi latifondisti, che è la GDO e la speculazione finanziaria. Tutti gli altri che lavorano si distribuiscono di meno di 1/3. Questa è la modernità con cui il nostro Sud deve fare i conti, maledizione. Ed è una modernità che si è costruita sulla pelle del lavoro dei lavoratori, un grande furto fatto, no, fatto di lobby, di pressioni e di politiche, perché questa idea di lasciar fare al mercato è stata non solo tutta una scelta politica, ma si è nutrita delle capacità dei poteri finanziari di condizionare, determinare la politica direttamente. Guardate, in Europa in questi anni è avvenuto
con la complicità, anzi non con la complicità, è una figura allegorica sbagliata, una metafora che non rende conto, diciamo in Europa le nostre classi dirigenti, che sono quelle nazionali e quelle sovranazionali, hanno determinato un passaggio per cui negli ultimi 30 anni tutto il sud del Mediterraneo, tutto il sud dell'Europa, quindi la Spagna, il Portogallo, la Grecia, noi, il sud della Francia, hanno conosciuto un fenomeno di espulsione dalle aree rurali e delle campagne dell'attività del lavoro agricolo, perché semplicemente costa troppo per l'Europa. Un'Europa che si avviava alla liberalizzazione delle frontiere sceglieva di non tenere più il suo sistema di welfare per mantenere il cibo garantito ai propri cittadini assistendolo. Bisognava aprirle quelle frontiere, bisognava attraverso il dumping far crollare i prezzi. Il nostro sud ha visto una spopolazione come l'hanno visto gli spagnoli e i greci, tanto per capirci, qui non stiamo parlando di campanilismi, ha visto una espulsione continua delle attività di cura del territorio, di agricoltura e così. Guardate, io vivo in Basilicata, noi siamo 550.000 abitanti, secondo la Fondazione Agnelli entro i prossimi 15 anni perdiamo altri 150.000 abitanti. La Basilicata, tanto per esservi chiari, non è una piccola cosa, è i due terzi della regione Campania. Abbiamo uno sputo di popolazione che ci vive. E dove le perdiamo queste popolazioni? Le perdiamo queste comunità, le perdiamo nelle aree rurali. Stiamo diventando, diciamo, un grande territorio vuoto, buono per estrarre il petrolio, buono per le paleoliche, buono per la munnezza che arriva dai centri urbani, assolutamente inutile per l'attività che avrebbe dovuto essere, consentire, diciamo, un processo di mantenimento delle attività sul territorio. Ovvero per cosa? Se non per il lavoro di cura della terra, del mare, del territorio e così via. Noi siamo dentro questo passaggio e siamo in un passaggio di abbandono politico complessivo. Voglio dirvi un altro punto, diciamo, per dichiarare, diciamo, il mio punto di vista. Io sono particolarmente incazzato con le sinistre, perché devo fare i conti con il fatto che con tutte le sinistre, devo fare i conti con il fatto che quando, siccome noi siamo una realtà sociale vera, molti di voi ci conoscono, guardate, noi siamo una realtà sociale per cui ci possiamo permettere di entrare nelle campagne e stare fra gli agricoltori, pur esprimendo un pensiero di sinistra, in un momento e in una fase in cui la sinistra ha abbandonato le campagne e anche è stata introiettata questa idea della sinistra come una questione, diciamo, non solo come assenza, ma anche addirittura come avversari e come nemici. Guardate che io vi dicevo, sono incazzato per questa condizione, ma sono anche molto consapevole che abbiamo abbandonato il terreno della prospettiva, dell'idea del cambiamento, di qual è l'idea di società di cui abbiamo bisogno. Voglio dirlo ho sentito tre interventi, mi scuserete, non potevo prima, ho sentito prima il compagno che diceva ripartire dalle pratiche, ve lo dico come mi viene. A me le pratiche non bastano più e non mi servono. A me serve capire dove stiamo andando, mi serve capire se la teoria ha, se la sinistra ha un'idea, uno straccio di idea dove deve andare. Non mi servono le pratiche della sinistra, le facciamo già noi le pratiche e non abbiamo bisogno di più sinistra dentro le cose che facciamo. Abbiamo bisogno di capire qual è la prospettiva per dire al nostro sud, al nostro mezzogiorno, al nostro paese che stiamo cambiando il modello. Guardate, ancora due cose, non voglio perdere, scusatemi il tono, ma insomma, diciamo, osservata dal punto di vista di chi tutti i giorni fa i conti con chi la crisi la vive, con gli agricoltori, con i braccianti. Noi siamo impegnati a contrastare il caporalato,
ma scusate, abbiate pazienza, fatemi dire questa cosa, ma voi sapete quanto si paga il pomodoro al campo? Il pomodoro al campo viene pagato 9 centesimi a euro, sapete perché viene pagato 9 centesimi di merda all'euro? Viene pagato perché in Emilia Romagna, dove hanno costruito un sistema industriale terribile di sfruttamento del territorio, dove possono permettersi, perché hanno la pianura padana, di passare con quei macchinari che in un giorno fanno 50 ettari, mentre noi siamo costretti a fare un mare di lavoro, un mare di lavoro su, scusate, sto bloccando il telefono, hanno fatto l'accordo le cooperative della Lega, quella roba, capito? Lega delle cooperative, quella roba che dovrebbe essere iscritta a quella cosa che si dovrebbe chiamare sinistra, hanno fatto l'accordo a meno di 9 centesimi. Ma capite cosa significa pagare nel sud 9 centesimi il pomodoro? Significa che chi compra quella cazzo di salsa di pomodoro nel supermercato non è che se lo deve chiedere, sa con certezza che dentro c'è il caporalato, lo sfruttamento del lavoro, è il fatto che quell'agricoltore che l'ha prodotto si è indebitato, nella migliore delle ipotesi non ha pagato i contributi, non ha pagato le tasse, e vedrà prima o poi, se non fa la partita di giro, vedrà arrivare l'ufficiale giudiziario in azienda che gli sequestrerà l'azienda. Allora, di che stiamo parlando? Stiamo parlando della necessità non di aggiungere pratiche, abbiate pazienza, noi lavoriamo come matti nelle campagne, in nome di questo siamo riconosciuti dagli agricoltori come un punto di riferimento. Non diteci che dobbiamo aggiungere pratiche, diteci questa cazzo di sinistra di che stiamo, dove vuole andare. Noi siamo il sud. Io sono stato, come qualcuno di voi forse ricorda, candidato alle europee per Rifondazione. Lo slogan con cui ho fatto la campagna elettorale è "A sud di nessun nord". Non era uno slogan, io ne sono profondamente convinto. È l'intero paese che è diventato il sud dell'Europa. È l'intero paese che, se non recupera la sua centralità nel Mediterraneo, se non recupera la propria condizione di alleanza e di relazione sociale con chi nel Mediterraneo lavora, soffre, vive, ed ecco un Mediterraneo per cui si produce ovunque costa meno produrlo e si consuma ovunque dove sia possibile vendere meglio il prodotto, è un Mediterraneo in cui la gente va bene quando deve zappare a quattro soldi, ma va male quando cerca di muoversi per affermare la libertà a vivere. Questo è un Mediterraneo in cui si stanno scaricando tutte le nostre contraddizioni. Allora io ho bisogno di capire come facciamo a recuperare la sovranità alimentare, un'idea di capovolgimento del modello politico e sociale. Ho bisogno di sapere questo della sinistra, e ho bisogno di capire oggi come ritorniamo non semplicemente a testimoniare. Guardate, chiudo. Che noi siamo capaci a fare cose belle, lo sappiamo, lo sanno in tanti, ma che noi siamo capaci a cambiare i rapporti di forza economici, sociali, politici, questo sappiamo anche che non è cosa nostra fino a noi. Allora o ci misuriamo con questa prospettiva, allora il Sud, diciamo, può riprendere un ragionamento. Se il tema è mettere insieme la collezione delle tante cose bellissime che facciamo e che magari convincono a stento altre 10 persone, allora credo che noi ci stiamo dicendo che consegniamo ancora una volta il Sud alla sconfitta e alla marginalità. Perdonatemi, forse ho fatto un intervento, diciamo, poco celebrativo, ma insomma io nel sud ci vivo e dal sud vorrei poter davvero partire con il riscatto di questo paese. Grazie. Grazie Gianni. Alla verità, diceva qualcuno, rivoluzionaria, noi dobbiamo confrontarci anche con i limiti
una discussione aperta è quella che ci serve per affrontare e poter immaginare una risposta adeguata alla crisi. E do adesso appunto la parola a Giuseppe Bove, che cura appunto un blog, una rivista che si occupa appunto di indagare questi aspetti e altri. Giuseppe, la parola a te, per aprire il microfono. Dovresti aprire il microfono. Adesso ecco. Perfetto, a te la parola. È chiaro che adesso è difficile intervenire, perché dopo Gianni e le domande che ha posto, che però ci proverò, nel senso che intanto voglio presentare l'EF, perché naturalmente non la conosce quasi nessuno, per cui è opportuno presentarla. E l'EF è l'acronimo di Liberté, Égalité, Fraternité, ed è contestualmente un gruppo in fusione e una rivista online. C'è una linea di continuità di l'EF con l'esperienza di Officina, che è un gruppo e una rivista che negli anni 90 provò a riprendere e a sviluppare le induzioni marxiane e il dibattito sulla nuova composizione del valore nella riproduzione del capitale. Un dibattito che in verità aveva già trovato ospitalità nei quaderni piacentini, sto parlando degli anni 60, nei quaderni rossi di Raniero Panzieri, per cui però che dopo l'89 e la caduta del muro di Berlino si è trovata a dover fare i conti con la storia, per cui ben il recupero di quella problematica, ma c'era un piccolo problema, che era cambiato tutto, cioè era crollato un modello, non era il nostro, ma era crollato, e quel secolo era stato troppo breve, brevissimo, per il campo operaio, come magistralmente aveva descritto Hobsbawm, ma lungo, lunghissimo, o addirittura eterno, secondo Fukuyama e i maestri del pensiero del capitale. Quindi se proprio fosse necessario individuare una scuola di pensiero che ci riguarda come l'EF, noi potremmo descriverci come dei marxisti molto eretici, che amano Jean-Paul Sartre e Raniero Panzieri, o degli umanisti molto libertari, appassionati degli zapatisti e del Rojava. Per quanto riguarda invece questa cosa qui, diciamo, mi devo muovere nella brevità dei concetti, per cui li taglio a fette. Per quanto riguarda la questione che stiamo affrontando, che c'è, dopo lei appunto l'intervento di Gianni, mi sembra corretto entrare, vorrei portare tre contributi, tre brevissime riflessioni, una di tipo analitico sul sud, sui sud, e su quello proprio che diceva Gianni. La seconda è sulla forma dell'agire, cioè su quelle che le modalità della prassi, il rapporto tra organizzazione e rappresentanza, perché è il secondo tema che pure sta dentro quella domanda. E il terzo è sulla funzione, sulla pratica dell'obiettivo e la funzione testimoniale, due cose che poi in qualche modo pure avevo accennato. Allora, sulla questione, sul primo tema, intanto dobbiamo dirla proprio con chiarezza. Noi siamo convinti che la questione meridionale non sia una questione di arretratezza, ce lo dico proprio con molta chiarezza, nel senso che naturalmente si è installato in una situazione di arretratezza, ma è una nuova questione, e non è il puro retaggio storico dovuto alla spoliazione sistematica delle risorse del sud a beneficio dei comparti industriali del nord. Certo che c'è stato questo, ma questa cosa qui ha costituito la premessa di un processo che molto più strutturale di una semplice spoliazione di tipo coloniale o neoimperialista. Cioè, si tratta di una condizione strutturale che viene dallo stesso sviluppo del rapporto di capitale. Noi abbiamo incrociato in questo, nel secolo scorso, una estensione in ampiezza ad ogni angolo del pianeta e in profondità ad ogni attività umana del modo di produzione capitalistico. E questo non è stato un fatto solo quantitativo, non è che si è semplicemente allargato il capitale. Il rapporto di produzione egemone nel mondo, nella sfida mortale con se stesso e con lo spettro del comunismo, nel corso del Novecento ha prodotto una vera e propria rivoluzione, ce lo dobbiamo dire, è stata una rivoluzione vincente, nel senso che il pilastro della produttività, cioè la valorizzazione degli investimenti capitalistici, la stessa crescita della ricchezza accumulata, non è restata ancorata alla forza lavoro del singolo operaio, ma si è spostata sul sistema paese nel suo complesso. Come oggi riconoscono
gli scienziati dell'economia politica, e dico scienziati tra virgolette, ma come già era appunto nelle riflessioni di gruppi che vivevano nell'ambito della sinistra politica, mi riferisco in particolare alla riflessione di Danilo Panzieri, ma per dirla con Marx, sulla lo spostamento del pilastro della ricchezza sulla mobilitazione produttiva del corpo sociale, quella che lo stesso vecchio chiamava general intellect, sull'individuo produttivo sociale. Questo cambio di passo ha aumentato la produttività in misura gigantesca e si è innestato su di esso una rivoluzione informatica che ha reso possibile tecnicamente alienare dal produttore ogni attività e cristallizzare l'intelligenza artificiale. Questa tendenza ha segnato uno stato di crisi permanente. In altre parole, mentre i valori d'uso, cioè l'utilità delle cose, delle attività per gli utilizzatori, aumentano a dismisura, si pensa alle tecnologie della comunicazione, il loro valore di scambio, cioè il prezzo sul mercato, si riduce. La valorizzazione capitalistica si basa però sui valori di scambio e questo, vado veloce, determina una corsa per recuperare frazioni di profitto e quindi di comprimere la necessità di comprimere i cicli di vita, il valore d'uso delle merci, trasformarle insomma, nel più breve tempo possibile e nella misura più ampia possibile in rifiuti. Tra le merci trasformate c'è la merce per eccellenza, trasformati in rifiuti, c'è la merce per eccellenza, la forza lavoro. I sud quindi non sono il luogo dell'arretratezza, sono il luogo dove questa eccedenza strutturale di merci in tutti i sensi, anche quindi la merce lavoro, viene concentrata. Un luogo necessario, senza il quale la riproduzione dei rapporti capitali diventa faticosa, diventa difficilmente praticabile. I sud del mondo sono il motore sporco del sistema e anche la sua discarica. È il regno del plusvalore assoluto, ma non solo, è il regno dello spreco assoluto, dove concentrare miseria e degrado serve ad allontanarla quanto più possibile dalla metropoli, che però continua a succhiarla attraverso il valore, lo scambio diseguale, il valore necessario alla sua riproduzione allargata. Insomma, i sud sono il necessario corollario del nord, dei nord. A scala planetaria sono avviati a un drammatico destino vastissime zone del mondo e centinaia di milioni di persone. All'interno di singoli sistemi paesi, anche quelli più avanzati, ad aree di grande concentrazione della potenza produttiva, corrispondono aree dove l'economia si configura soprattutto come lavorazione di scarti e di rifiuti. Rifiuto come cose da buttare, come frutta da pestare, rifiuto come persone da cancellare o contenere, comunque uno stato di minorità. Insomma, in ogni nord c'è sempre un sud. In questo, diciamo così, c'era una critica allo slogan di Gianni, però è vero, in ogni nord c'è sempre un sud e non si tratta dunque di arretratezza, ma di una questione di estrema modernità. Questo è il primo punto. Sul secondo tema, vado velocissimo, quello del rapporto tra organizzazioni e rappresentanze, io credo che dovremmo cominciare a riflettere, perché probabilmente noi siamo ancora convinti che la rappresentanza e l'organizzazione debbano coincidere. Le lotte e le ondate ribelli, inizio millennio, da Seattle del 2001 a Minneapolis nel 2020, stanno disegnando via via una forma nuova in cui è centrale l'auto-organizzazione. Cioè ci sono migliaia di comitati autonomi tra loro connessi direttamente o indirettamente, grazie all'opera di organizzazioni di attivisti volontari di dimensioni generalmente ridotte, che tendono a organizzarsi nel conflitto, autonomamente alle forme tradizionali di rappresentanza, senza per questo sottovalutarne il tema. È evidente, per esempio, che I Can't Breathe in USA sia interessato a che non venga rieletto Trump. La rappresentanza diventa più una necessità funzionale alla pratica dell'obiettivo che una necessità esiziale. In molti casi appare utile avere punti di riferimento nello schieramento meno lontano, senza illusioni sul potere costituito, ma senza neanche sottovalutare l'importanza per gli avanzamenti rispetto agli obiettivi. Anche quelle organizzazioni che si riferiscono a grandi partiti, cioè organizzazioni piccole che però aderiscono a grandi partiti, ce ne sono moltissime negli USA che aderiscono al Partito Democratico o in Brasile che aderiscono al Partito del Lavoro, lo fanno a geometria variabile. Quindi non si tratta di un dato effettivo di appartenenza, ma piuttosto il manifestarsi di una capacità di sfruttare l'opportunità pur restando autonomi, un tentare il possibile tattico per continuare non solo a pensare, ma anche a costruire l'impossibile, cioè l'orizzonte, consapevoli che, qui sarebbe un discorso lungo da fare, non lo faccio, consapevoli che ogni passo in avanti, anche piccolo, dell'esodo dalla condizione di merce
è un passo nella giusta direzione. E quindi non c'è il peccato del riformismo, insomma, in questo momento. C'è spesso, invece, il peccato opposto, molto spesso, e così entriamo nel terzo tema, quello del primato della prassi, un errore di ingenuità, soprattutto tra i rivoluzionari che non vogliono elaborare il lutto per la fine del Novecento. E che per pensare l'estremo e l'impossibile bisogna anche essere estremi e impossibili e agire di conseguenza. Questo però conduce inevitabilmente al settarismo e ad azioni limitate, inefficaci e a volte controproducenti. È quello che dicevo in qualche modo Gianni, noi siamo bravi a dire delle cose bellissime, siamo bravi anche a fare delle cose stupende, ma poi alla fine non contiamo a niente se non riusciamo a spostare i rapporti di forza. D'altra parte, la sola pratica dell'obiettivo, accompagnato casomai idee moderate, rimane subalterna alla realtà. Allora, se non c'è peccato di riformismo a praticare l'obiettivo, anche minimo, c'è un peccato sicuro a non avere le idee giuste, cioè a non innestare dentro la pratica dell'obiettivo una cultura critica della società, della politica e dell'economia che dentro le lotte le pervada e ne costituisca l'alfabeto. Una cultura che sia incomponibile con lo stato di cose presenti, inassorbibile dall'opinione corrente e irriducibile al senso comune. Una cultura quindi radicale, nel senso proprio del termine, il cui sguardo parte dalle radici dell'alienazione e alzi gli occhi verso l'impossibile dentro questa storia, la liberazione dell'umano e delle specie viventi, che pure possiamo volere e che nel volerlo possiamo costruire. E la connessione tra questi due poli, la tensione tra la pratica dell'obiettivo e il pensare alla liberazione, non come lontana prospettiva che verrà, ma come pratica di vita, qui e ora, che costituisce e restituisce la possibilità di fare storia viva e non solo grigia cronaca. E questi erano i nostri contributi a questo forum che noi riteniamo importantissimo, a cui abbiamo aderito e che speriamo possa costruire un punto di riferimento per una battaglia che appunto vada oltre la rappresentanza della sinistra radicale, questo è chiaro, perché noi dobbiamo parlare al mondo nel suo complesso e quindi non dobbiamo uscire dalla quella isola nemmeno tanto più felice che appunto è la sinistra radicale. Finito. Grazie. Abbiamo previsto di dare la parola a Longo, ma non lo vedo connesso. No, c'è. Ah, eccolo. Allora, Antonio Longo, la casa del popolo Fuorigrotta. Se puoi attivare video audio. Sì, ho visto, ho attivato. Ciao, Roberto. Ok, perfetto. Ciao. Ciao Antonio. Prego, la parola a te. Sì, volevo... Sarò abbastanza breve, ho ascoltato gli ultimi interventi, diciamo, quello di Paola, quello di Fabris, insomma. Io sono appena reduce da una manifestazione che si è tenuta qui a Napoli davanti alla sede della Regione Campania, Santa Lucia, a Napoli città, promossa dai comitati, diciamo, che gravitano nell'area di stop biocidio e per quanto riguarda la tutela, la salvaguardia del fiume Sarno. Penso che tutti voi conoscete la storia di questo uno dei fiumi più importanti della regione Campania, che risulta essere diciamo altamente inquinato e nocivo per i circa due comuni che attraversa il fiume Scusate, abbiamo problemi di connessione con Antonio. Vediamo se riusciamo a riprenderlo. Sembra che non ci sia possibilità.
magari lo riprendiamo dopo. Volevo chiedere adesso a Sergio Marotta, che è docente all'Istituto Italiano di Studi di Filosofia di Napoli, di avere questo punto di vista suo, come il suo di osservatorio. Prego. Sì, grazie innanzitutto, grazie a tutti, grazie per Sergio. Questo. Sì, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? So se mi sentite, io... Ecco, allora comincio a parlare, se mi sentite datemi un segno. Mi dispiace di aver tolto la parola ad Antonio, che come dire, era stato il tramite di questo invito. Io vorrei dire solo due cose. Mi è piaciuto molto, non ho seguito tutti gli interventi, mi è piaciuto molto l'intervento di Gianni Fabris, perché il problema è molto pratico, bisogna vedere che cosa fare. Allora io dirò rapidamente, a rischio di essere un po', come dire, di semplificare troppo, parlerò soltanto di due punti, e cioè sul regionalismo differenziato vorrei ricordare proprio l'esperienza dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che è stata l'unica istituzione culturale italiana che ha fatto una resistenza alla riforma del titolo V, approvata dal centro-sinistra con il consenso praticamente quasi totale del Parlamento, con i famosi 4 voti di scarto. Noi dall'inizio eravamo contrari, diciamo, al regionalismo, lo siamo sempre stati culturalmente, perché le regioni l'Italia semplicemente non poteva permettersele, e sono state, diciamo, una delle ragioni dell'aumento del debito pubblico italiano. Sul regionalismo differenziato si tratta, a mio modo di vedere, e questo dovrà essere chiarito prima o poi, si tratta di un assalto, lo dico così, molto, come dire, tranchant, dei ceti politici locali, quindi di una classe politica regionale, che tenta, sulla base del titolo V, tenta un assalto alla Costituzione repubblicana. Questo bisogna, secondo me, comprenderlo, perché i ceti politici locali, cioè i leghisti di Lombardia e del Veneto, e la stessa Emilia Romagna, perché non dimentichiamo che il progetto di regionalismo differenziato dell'Emilia Romagna per certi versi è anche peggiore di quelli sia del Veneto che della Lombardia, soprattutto per quanto riguarda la parte sanitaria. Purtroppo il progetto dell'Emilia Romagna è un progetto che va profondamente rivisto e deve essere rivisto. Quindi è chiaro che di fronte alla destrutturazione dello Stato centrale, dello Stato italiano, così come è venuto fuori dal Risorgimento, come dire, quello dei ceti politici locali è, come dire, una ulteriore frammentazione e destrutturazione dello Stato italiano. Ovviamente su questo le regioni del Mezzogiorno, come dire, si mettono, diciamo, a traino, nel senso che quando il regionalismo differenziato andava di moda, sia la Campania che la Puglia, eccetera, dice: se lo fanno tutti, allora anche noi ci mettiamo in questo carro del regionalismo differenziato, che va sicuramente fermato attraverso una riscrittura del titolo V che è assolutamente necessaria. Primo punto. Sul secondo punto, la logica del dopo Covid mi sembra completamente identica alla logica economica del prima del Covid. Gli strumenti di rilancio, di semplificazione adottati dal governo sono perfettamente in linea nella loro impostazione giuridica con quelli che erano stati gli strumenti del governo Monti, cioè il Salva Italia, poi del governo Renzi, lo Sblocca Italia, e questi nomi, come dire, che sappiamo bene. Quindi gli strumenti messi in campo sono esattamente gli stessi. Gli strumenti di semplificazione passano attraverso la semplificazione, il commissariamento dei cantieri, quindi siamo di fronte alle stesse logiche derogatorie che avevano caratterizzato i provvedimenti precedenti. Quindi semplificazione significa semplicemente
l'investimento di somme già stanziate e quindi opere pubbliche che, come diceva prima benissimo, non mi ricordo chi, che sono per lo più concentrate nel nord del paese. Qual è la risposta? Mi prenderò solo un minuto. L'unica risposta possibile è una risposta in termini di, come dire, mettersi intorno a un tavolo tutti. Cioè questa è l'occasione, può essere l'occasione per ricostruire su basi diverse un'unità nazionale che sia, che veda finalmente protagonista il Mezzogiorno. Quindi il Mezzogiorno deve essere, deve tornare a essere protagonista e deve essere rappresentato da una classe dirigente finalmente all'altezza. Perché i limiti, come dire, di una distribuzione a pioggia di fondi che penalizzi il Mezzogiorno, che penalizzi nuovamente il Mezzogiorno, è veramente un'ipotesi che è necessario scongiurare. Ora, io, come dire, direi che il Mezzogiorno deve essere rappresentato da persone che siano degli interlocutori seri, che facciano capire come il Mezzogiorno è una parte essenziale del paese ed è ancora più avanti del resto del paese. L'apparato produttivo del Mezzogiorno può essere rilanciato con un intervento statale e deve, come dire, essere, bisogna integrare il Mezzogiorno nell'economia, finalmente nell'economia del paese, quindi correggendo finalmente quegli squilibri che in tutto il corso della storia unitaria sono stati fatti a vantaggio delle regioni settentrionali, lo dicevano, non mi ricordo se Fabris o... Quindi non dobbiamo pensare alle ingiustizie del passato, dobbiamo pensare a reimpostare finalmente un futuro di redistribuzione. Redistribuzione delle risorse su una base equa, quindi rilancio del Mezzogiorno su una base di equità. E questa è l'unica ricetta possibile a tutti i livelli, perché anche a livello globale, anche a livello europeo e globale, l'unica possibilità è la redistribuzione. Tutta la letteratura, come dire, la letteratura più accorsata, diciamo, da Piketty, che va molto alla moda, fino a De Grauwe o agli economisti, liberali progressisti o quelli che in certo modo criticano il mercato da posizioni liberali, sono tutti per la redistribuzione. Chi fa redistribuzione? Questo è un punto essenziale su cui la sinistra, secondo me, è manchevole. Perché la sinistra, non avendo una teoria dello Stato e non avendo mai avuto una teoria dello Stato, non riconosce allo Stato, anzi riconosce nello Stato un nemico, cioè nelle istituzioni riconosce qualcosa che viene catturato dal capitale e quindi funziona a favore del capitale. Noi, se vogliamo, secondo me, fare progresso, dobbiamo pensare, se non vogliamo pensare allo Stato, dobbiamo pensare a una istituzione collettiva che possa in qualche modo fare redistribuzione, perché solo così possiamo contare qualche cosa contro quei colossi che praticamente passano anche al di sopra della forza dello Stato quando non lo riescono ad utilizzare, perché le classi dirigenti non si fanno utilizzare ma rappresentano gli interessi collettivi. Quando non riescono a utilizzare gli stati, sono superiori, hanno una forza superiore agli stati stessi e quindi non accettano di pagare le tasse, non accettano la redistribuzione. Piketty questo lo chiarisce molto, perché dice in un sistema redistributivo come quello statunitense degli anni del secondo dopoguerra, le tasse arrivavano fino al 90-95% sugli utili d'impresa e quindi si faceva redistribuzione. Oggi invece siamo a delle tasse ridicole, perché tutte le sedi legali delle grandi multinazionali sono nei paradisi fiscali o negli stati europei, come molti stati europei che sono paradisi fiscali e poi sono rigoristi. Quindi direi, torniamo ad un discorso serio. Prima in Italia tra di noi, cioè con le regioni del nord, perché siamo degli interlocutori forti, dobbiamo convincercene. Quindi superiamo il passato e siamo degli interlocutori seri che hanno una forza politica seria, e poi anche in Europa, se è il caso, discutiamone anche in Europa. Grazie.
Grazie, sicuramente interessante come riflessione. Penso che diciamo, noi che abbiamo promosso questo percorso del Meridione non lo facevamo per contrapporci diciamo, alle regioni del nord, ma piuttosto per ridefinire ruoli e anche funzioni soprattutto di un sistema economico che danneggia non soltanto il Meridione, principalmente il Meridione, ma non soltanto il Meridione. La stessa trasformazione del regionalismo differenziato favorirà gli interessi di pochi, come noti, a discapito anche degli stessi cittadini del nord. Quindi quello che pensiamo di dover fare noi è ricalibrare, rimettere diciamo, un punto di vista diverso che parte proprio da qui, dal meridione d'Italia, per riformulare anche un'idea di società e di interesse collettivo che certamente trova nello Stato una delle sue istituzioni, ma che sicuramente, così come sia stato diciamo è andato anche impoverendo con questo processo di unificazione europea, sottraendo agli stati anche il controllo dei sistemi macroeconomici, lo ricordavi appunto, la trasformazione delle società in finanziarie, e quindi il capitalismo finanziario non ha più quei confini, e quindi abbiamo bisogno anche di un ragionamento che vada anche oltre queste istituzioni. Però noi siamo convinti che il Meridione su questo punto di vista offre l'opportunità di ripensare questo sistema di relazioni. Prima di dare la parola però a Marotta e a De Bonis, volevo ridare un attimo la parola a Antonio Longo, che vedo ricollegato, per finire, se ce la fa, il suo intervento. Antonio? Mi senti? Pronto? Sì, ti sentiamo. Ho ascoltato con attenzione la riflessione di Marotta, Sergio Marotta, un contributo importante nel quale mi trovo assolutamente d'accordo sull'analisi. La nuova questione meridionale parte proprio dalle cose che diceva Sergio. Va benissimo. Riprendendo il discorso di prima, stavo parlando della mia partecipazione a questa manifestazione di oggi di Stop Biocidio, ovvero quella galassia di associazioni, movimenti che lotta da anni per il fiume Sarno, che appeste a Belina l'aria e i territori diciamo circostanti il fiume Sarno, l'agro sarnese, e la forza, prima alcuni interlocutori hanno detto che da Paola Nunes, che parlava di una certa sinistra, e da Gian Fabris, che è stato un po' duro anche lui sul ruolo della sinistra, e io aggiungerei che in questi anni la sinistra ha smesso di fare la sinistra, quindi diciamo do anche la mia interpretazione, insomma, no? Perché quelle persone che oggi lottavano, manifestavano i loro diritti sotto il palazzo della Regione Campania, avevano pienamente ragione, ed erano presenti molti bambini, mamme e persone anziane, che sono quelli più colpiti dalle malattie derivanti dall'inquinamento diciamo del territorio, i bambini e gli anziani. Basta ricordare che la regione Campania è una delle regioni che paga il contributo alle malattie tumorali più alto d'Italia, e in particolare alcuni territori. Quindi bisogna partire proprio da questo. Una sinistra ambientalista, ecologista, che propone con forza la bonifica dei territori e il censimento
di tutte le aree inquinate, quelle conosciute e non conosciute, è importante, ma lo chiede con una lotta dura, portando avanti gli interessi delle comunità, delle collettività, quelle famose collettività che parlava Sergio Marotta, di cui parlava Sergio Marotta. Ed è questo, secondo me, è un punto fondamentale da dove ripartire, perché anche l'amico Gianni Fabris parlava della filiera alimentare. Ecco, è importante che era una delle eccellenze del sud, no? Che è ancora tuttora la filiera alimentare, ma quella non inquinata, e chiaramente quella non inquinata neanche dal caporalato e dal lavoro nero e schiavizzato, quello che avviene attualmente nelle nostre terre. E molti di queste produzioni attualmente sono produzioni che terziste, che lavorano per grandi gruppi diciamo industriali del nord. Tutto questo è insopportabile, a mio avviso, nel nostro territorio, quello che accade. E chiaramente al di là di quello che dicevano, ho sentito un altro paio di interventi prima di quello della Nunes, al di là delle famose pratiche che lo stesso Fabris liquidava così, insomma, in due battute, bisogna secondo me portare avanti la lotta su concreto nei territori e fare proposte importanti per un'economia, per una nuova questione meridionale, per una assise del Mezzogiorno. È importante partire dai temi che giustamente parlava sia Marotta che Fabris. Io sono pienamente d'accordo, insomma, partire da tutto questo. Quindi lanciare l'assise del Mezzogiorno è fondamentale per un meridione di meridionalisti progressisti, quali mi sembra di capire che siamo gli ospiti lo sono di questo collegamento. Io stesso mi dichiaro un progressista meridionalista, e quindi secondo me è proprio, bisogna partire da queste cose. Non voglio rubare altro tempo, vi ringrazio per avermi ospitato in questo collegamento. Grazie. Grazie a te. E uno degli aspetti, appunto, è l'ambientalismo che veniva citato, quindi do subito la parola a Matteo, che fa parte, diciamo, anche di questo movimento dei Fridays for Future, che ha riportato meritoriamente alla ribalta il tema della rivoluzione ambientale, della climate justice, cioè della giustizia climatica, che non distruggerà il pianeta ma distruggerà gli uomini che lo abitano. Quindi, innanzitutto, grazie Matteo, e a te la parola. Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti. Mi scuso se questa sera farò il mio intervento, non sarà organico, non ho preso appunti, non mi sono preparato una vera e propria scaletta, ma si sarebbe dovuta collegare una compagna che poi ha avuto degli imprevisti, ed eccomi qui. Sì, come diceva Roberto, faccio parte di Fridays for Future Cosenza, perché questo momento chiaramente è organizzato in gruppi locali, in coordinamenti cittadini. E qui questa sera quindi riporterò più che altro quelle che sono degli spunti e delle riflessioni su cosa noi ragazzi e ragazze abbiamo deciso di metterci in questo, di gettarci a capofitto in questa lotta che conduce a livello mondiale Fridays for Future vive. Insomma, incontra sulla propria strada. Viva Cosenza. Cosenza è una città di medie dimensioni, di calabrese,
come ce ne sono tante, in Calabria non c'è una vera e propria metropoli, vive i disagi, quindi viviamo i disagi anzitutto, che vive ogni centro o tutte le città meridionali, penso, ovvero una sanità abbastanza fatiscente, un trasporto pubblico che non viene garantito a tratti, non funziona, un'emergenza rifiuti e ambientale grossissima, dal momento che in Calabria molti di noi non si ricordano, molti, cioè ragazzi di Fridays for Future, non ricordano una Calabria senza emergenza rifiuti, un'emergenza rifiuti che continua dal 97, imperterrita ciclicamente. E viviamo in una condizione in cui chiaramente le condizioni per costruirsi una vita dignitosa qui sono carenti, spingono molti miei coetanei, molte mie coetanee a emigrare. Il tema dell'immigrazione è molto molto forte, molti miei amici studiano fuori, hanno deciso poi di o hanno già deciso di andare a lavorare, a costruirsi una vita altrove o al nord Italia oppure fuori Italia. Io sono ho sentito ho seguito gli interventi prima di me, sono d'accordo con nell'analisi, con quello che diceva Giosuè Bove, ovvero sulla strutturalità anche, no, del sud, sull'invenzione del sud proprio in maniera strutturale, ecco, un modello di capacità funzionale al funzionamento, alla sopravvivenza del capitalismo. Dal momento che sappiamo essere strutturale, questo fenomeno dovrebbe essere abbastanza naturale, spontaneo, che insomma chiunque viva nel meridione del sud voglia abbatterlo, questo sistema che nega le condizioni per vivere dignitosamente la propria terra. Se questo non accade, perché come sappiamo bene e lo viviamo tutti i giorni, una classe imprenditoriale e politica evidentemente anche vive bene in questo sistema, perché raccoglie briciole, perché alla fine si, attraverso la classe politica, sopravvive in Calabria, ma in tutto il meridione, alla fine nell'essere complice e solidale verso delle famiglie, perché qui si parla di vere e proprie famiglie che detengono poi un potere economico importante e lucrano sulle varie emergenze sanitarie, ambientali, eccetera, eccetera. È diventato difficile per noi far capire anche ai nostri concittadini, alle nostre concittadine, che un'alternativa c'è a tutto questo, addirittura noi ci troviamo di fronte ogni giorno a commenti del tipo: voi avete ragione, ma la mentalità calabrese, la mentalità meridionale non permette un cambiamento, e diventa utopico tutto quello che dite e fate, oscurando anche le pratiche che funzionano, perché come diceva prima Gianni Fabris,
Cioè, è chiaro che i movimenti, ma anche tutti i comitati e i gruppi della sinistra diffusa si spaccano la schiena ogni giorno con delle pratiche che funzionano, ma che vengono oscurate poi, perché è difficile comunicarlo, perché evidentemente se la retorica che è stata introiettata è quella, è la mentalità, però non permette, ecco, quella pratica funzionerà pure, eppure non è replicabile, è riproducibile, perché siamo fatti così antropologicamente. Però noi ci siamo abbastanza stufati di questo, occorre riflettere sugli strumenti per uscire da questa situazione. Ora come ora pensiamo che cioè, la riscossa del Sud sia sia fondamentale, anche alla luce del fatto che la crisi ecologica e climatica che abbiamo davanti le cui manifestazioni, ecco, non sono più al di là da venire, sono presenti qui e ora. È il Covid-19 e la pandemia, per come è nata e per come è stata diffusa, è chiaramente ormai studi fioccano su questo, la scienza ce lo dice ampiamente, è figlia, nasce dalla crisi ecologica e climatica. Perché dico che questo chiama in causa ancora più fortemente la questione meridionale? Perché abbiamo visto bene che pandemie come quelle che abbiamo vissuto, se avessero avuto una maggiore diffusione nel meridione, saremmo stati difficilmente pronti a rispondere. Pandemie del genere, probabilmente, se non invertiamo questo modello di sviluppo a partire dai nostri territori, si replicheranno, si ripresenteranno altre volte. Qui le nostre regioni, per la sanità fatiscente, per altre mille condizioni, non è minimamente pronta a rispondere a tutto questo. E quindi la crisi climatico-ecologica non può che fare più danni nel meridione d'Italia, cioè, che nelle regioni settentrionali. E a questo punto si tratta proprio di un problema di sopravvivenza, perché sono le nostre regioni saranno destinate nel giro di qualche decennio a essere piegate ancora di più, e chiaramente ne soffriranno le persone che saranno costrette a rimanere, perché chi avrà la possibilità e chi non sarà, e chi perderà la speranza di cambiare questo sistema, emigrerà fuori. Quindi occorre capire questo, e questo mette in luce un'altra verità, a nostro parere, che vediamo ogni giorno. Insomma, si diceva nella descrizione, penso, del forum, si faceva menzione al fatto che il conflitto capitale vita umana è sempre esistito, però ora sulle nostre spalle, davanti alla crisi climatico-ecologica nel meridione d'Italia soprattutto,
Cioè, siamo di fronte a una la condizione che nel giro di pochi decenni o capitale o vita umana potrebbe sopravvivere, insomma. Siamo all'ultimo round di questo conflitto. Sugli strumenti per cambiare tutto Matteo, ciò. Scusa, no? Ti devi avviare alle conclusioni, perché sennò spariamo troppo con i tempi. Sì, per l'interruzione. No, mi sto avviando alle conclusioni. No, dicevo che gli strumenti, cioè gli strumenti per uscirne, su questo non abbiamo una vera e propria risposta, nel senso che noi sperimentiamo, cerchiamo di sperimentare forme nuove ogni giorno. Sicuramente io penso che la domanda, che la domanda, cioè che la questione su, mi avvio veramente alle conclusioni, se siano bisogna ripartire dalle pratiche o dalla domanda che faceva Gianni Fabis, che fare, che prospettive ci si vuole dare, siano vere entrambe, nel senso che le pratiche, abbiamo visto, ci sono, anche se si scontrano con una retorica, non sono replicabili, e comunque molte pratiche non riescono nemmeno a essere comunicate. La domanda che fare però rimane centrale. E a nostro parere quella via che cerchiamo di costruire ogni giorno è anche quella dell'unire le lotte, di una maggiore intersezionalità, proprio per immaginare una prospettiva possibile e una soggettività politica nuova, con nuove narrazioni che si basi sull'intersezionalità e su un'alleanza sociale di lotte e questioni, in cui la questione meridionale è qui nel meridione, questo ancora più fortemente, questo problema è urgente farlo. Quindi mi sono avviato alle conclusioni, scusate se sono stato disorganico e quindi per forza di cose un po' lungo, un po' prolisso. Grazie Matteo, procediamo con gli interventi mentre ci avviamo alla conclusione, una conclusione che vedrà la lettura della Carta dei diritti per il Sud. Però come dicevo, ancora pochi interventi, diamo la parola a Cosimo Matteucci, MGA Sindacato Forense, ma anche responsabile dell'ambulatorio popolare di Molfetta. Barletta, ci sbagliate di poco. Ciao a tutti e tutte. In verità avevo preparato un intervento, ma gli interventi che mi hanno preceduto mi consigliano, mi hanno un po' suggerito un intervento diverso che svilupperò con voi. Con i laboratori del Sud abbiamo tentato di fare un lavoro che secondo me è riuscito, cioè quello di tornare nei territori, di tornare un po' tra gli emarginati, tra gli eretti, tra gli eletti, tra le persone più povere della nostra società, cercando un po' di comprendere quale fosse lo strumento migliore per riorganizzare politicamente le loro vite in maniera tale da rimettere insieme quella massa sociale che ci consente poi di operare politicamente su larga scala, sulle tematiche più importanti. Da questo punto di vista è fondamentale lo strumento mutualistico per alimentare quel nuovo meridionalismo, un nuovo perché deve essere in grado di rivoluzionare l'Italia, di affrontare quei grandi temi che sono rimasti insoluti. Parliamo dell'antisessismo, parliamo di antirazzismo, parliamo della questione meridionale, parliamo della redistribuzione della ricchezza, parliamo della reddito universale incondizionato. Non abbiamo però eluso un passaggio che secondo me è fondamentale, cioè quello dell'autocritica. Noi ce lo siamo posti il problema e ci siamo interrogati sulle motivazioni per le quali per tantissimo tempo siamo quantomeno apparsi lontani dalle problematiche della fascia che vorremmo poi rappresentare. Basti pensare ad esempio a un dato, e mi riferisco ad esempio agli invalidi civili, ai gravissimi invalidi, cioè le persone portatrici di invalidità al 100%, che hanno ricevuto un beneficio soltanto di recente e soltanto grazie all'intervento della Corte Costituzionale, quindi non grazie alla politica. E mi riferisco a quell'intervento con cui la Corte ha dichiarato illegittima
dal punto di vista costituzionale la corrisponsione di un indennizzo di 280 euro e quindi questo indennizzo deve essere elevato a 500 euro. Anch'esso poco, anch'esso risorio, ma il passaggio qual è? Il passaggio è che ancora una volta queste persone, non è la politica che risolve il problema, ma è la Corte Costituzionale, ma è la magistratura. Altro esempio recente è quello relativo all'iscrizione anagrafica per i migranti richiedenti asilo. Ancora una volta non è la politica che risolve questo problema, ma è ancora una volta la Corte Costituzionale. Quindi effettivamente c'è questo problema di lontananza che noi con il laboratorio abbiamo cercato di affrontare e secondo me abbiamo fornito anche la soluzione in relazione allo strumento che dovrebbe essere utilizzato per rientrare, per ricollegarci con quelle masse sociali che vorremmo rappresentare. Ecco, secondo noi, secondo me lo strumento migliore è proprio il mutualismo. Mutualismo che ci consente di praticare la migliore inclusione sociale, semplicemente perché ci consente di mutualizzare quelli che sono i problemi delle persone che vogliamo rappresentare, esattamente così come accadeva nel 1850, nel 1900, con le grandi società di mutuo soccorso, che sono state in Italia, non soltanto in Italia, quel motore inesauribile del miglior sindacalismo e della migliore politica, soprattutto a sinistra. Dalla società di mutuo soccorso è nato tutto il meglio che in Italia oggi c'è stato e che poi ha determinato non soltanto i grandi movimenti sindacali, i grandi movimenti operai, ma anche la Costituzione, tutto quello che ne è potuto derivare. Mutualismo, quindi mutualizzazione di quelli che sono i problemi e pratiche sul territorio che ci consentono di riaggregare quella che è la classe sociale che vogliamo rappresentare. L'abbiamo praticato anche all'interno del sindacato forense di MGA con i co-working, dotando, creando degli spazi di connessione, degli spazi in cui le persone potessero finalmente ritornare a confrontarsi, perché è questo che manca. Se il neoliberismo intende disgregare e lo realizza proprio per dividerci su tanti fronti, noi dobbiamo cercare di operare in senso opposto, al contrario, quindi cercare di riaggregare in maniera tale di mettere insieme le persone e farle connettere tra di loro. Questo l'abbiamo fatto anche a Barletta con l'ambulatorio popolare, che altro non è se non un centro di mutualizzazione di quelli che sono i vari bisogni delle persone, cercando soprattutto di affrontare i bisogni primari di queste persone. Stiamo parlando del problema anche dell'approvvigionamento alimentare. Una persona che ha fame, una persona che è vittima dello sfruttamento lavorativo è una persona che non è libera. E da questa persona non possiamo pensare che possa scaturire una partecipazione politica. Noi dobbiamo liberare queste persone innanzitutto dai loro bisogni primari, in maniera tale da recuperare tempo nelle loro vite ed orientare questo tempo sulla partecipazione politica, sulla collettivizzazione dei problemi, in maniera tale da innescare quei processi politici che poi ci interessano. Con l'ambulatorio abbiamo affrontato non soltanto la questione medica e sanitaria, cercando di offrire cure sanitarie gratuite a tutte quelle persone che non se le possono permettere, perché la crisi attuale determina quell'impoverimento che costringe le persone a rinunciare anche alle proprie cure. Con questa rete di medici siamo riusciti ad intervenire su questo fronte offrendo cure sanitarie ed informazione medico-scientifica gratuita a tutte le persone delle fasce economicamente più deboli della società. Ma poi ci siamo resi conto che non era sufficiente aprire un ambulatorio ed aspettare che le persone venissero da noi. Abbiamo fatto un passaggio in più e con l'ambulatorio itinerante siamo andati noi a trovare queste persone nei luoghi in cui ci trovavano e quindi con l'ambulatorio, con il nostro gazebo, siamo andati nelle piazze, nelle periferie, nelle strade più abbandonate da Dio e dallo Stato, Dio per chi ci crede, in maniera tale da cercare di intercettare i loro bisogni e continuare anche su quei posti quell'opera di riaggregazione politica di queste vite. Abbiamo poi esteso il campo, dopo scuola, università popolare, raccolta di indumenti, raccolta di generi alimentari, ma questo per fare cosa? Per entrare in queste famiglie, cercare di capire quelli che erano i margini di intervento nelle loro vite e fare sempre quella costante opera di riorganizzazione sociale e politica di questi individui, in maniera tale da riconnettere quello che il neoliberismo vuole frammentare e vuole naturalmente frammentare per poter agevolare l'opera di estrazione di valore. Ecco, io sono estremamente convinto, non voglio dilungarmi, e spero di non averlo fatto, che il mutualismo è veramente lo strumento nuovo, la via nuova per la sinistra, per ricollegarsi con tutto quello che abbiamo perso per strada, per ricollegarsi con i reietti, per ricollegarsi con tutte quelle persone che sono anche più refrattarie rispetto al nostro messaggio politico e che ci vedono anche come antagonisti perché ci vedono come traditori delle loro aspettative e delle loro speranze. Ecco, noi dobbiamo ricucire il tessuto sociale da questo punto di vista. Dobbiamo ritornare ad essere credibili e soprattutto dobbiamo ritornare ad essere utili alle persone che vogliamo rappresentare. Perché senza la possibilità, senza la speranza che la nostra attività politica possa essere utile al miglioramento delle loro vite, non riusciremo mai in questa opera di riaggregazione.
Ecco, io sono estremamente convinto di questo passaggio, anche noi del laboratorio, e c'è da investire moltissimo in questo mutualismo delle pratiche da fare in tutti quanti i territori. È faticoso, perché si dovrà lottare anche contro la riluttanza e molte volte anche contro l'ostilità, perché la povertà non è quella che possiamo rappresentarci o quella che possiamo immaginare. La povertà è cattiva, perché i poveri sono stati incattiviti da questa società ed è difficile riconquistare la loro fiducia. Però secondo me, secondo noi, questo è il terreno più arduo, il terreno della lotta su cui dobbiamo insistere, su cui dobbiamo essere convinti nelle nostre pratiche, in maniera tale da riuscire in questa grandissima opera di riaggregazione di tutte quelle fasce che vogliamo rappresentare. Grazie mille. Ok, eccomi. Allora, grazie Cosimo Matteucci. E passo la parola al nostro prossimo relatore, leggendo due righe sulla rivista Left, che sono due righe di presentazione all'interno del documento del Laboratorio del Sud. Noi siamo qua nel tentativo di liberare coscienze da un Sud dimenticato, qui per il nostro Sud rinnovato nella sua potenzialità. Ma anche, scrive Giovanni Russo Spena sul Left del 13 settembre, fecondo ed innovativo, liberatorio di temi produttivi, ecologici, antropologici. Questo è un pezzo di un testo che Giovanni scrisse qualche settimana prima della nascita del laboratorio, in un articolo che si chiamava La riscossa del Sud. Il titolo, che è diventato il nostro titolo, La riscossa del Sud, per il nostro laboratorio. Quindi passo la parola a Giovanni, si prepara Rino per la lettura della Carta dei diritti del Sud. Sì, grazie Loredana, buonasera a tutti e tutti. Io ringrazio le compagne e i compagni che hanno condotto avanti questo lavoro con grande passione, con grande abnegazione, e quindi condivido il tragitto di ricerca e i contenuti proposti dalla Carta, che poi verrà letto in conclusione da Rino. Aggiungo soltanto, quindi, essendo molto d'accordo con gli interventi ricchissimi che ci sono stati finora, due osservazioni, più che temi, di ordine politico-istituzionale. Il primo è questo, mi pare. Il contesto complessivo è caratterizzato da una grande aporia. L'aporia è questa, cioè siamo in una fase in cui l'antipolitica si fa governo e potere. E qui inseriamo appunto anche la nuova questione meridionale, perché il Sud è percorso dalla domanda di una identità smarrita, come dire. Smarrita nelle nebbie di un presente che è incerto a livello internazionale come a livello nazionale, nel bene e nel male. E il problema incontra trasversalmente quindi antropologia, etica, politica, prima ancora che economia. E parto, parlando del Sud, da un pericolo che noi corriamo come anticapitalisti, come forze democratiche, un pericolo autunnale, cioè il Sud, se ci pensiamo, è particolarmente esposto alla sindrome populista per la sua stessa composizione sociale. È un tema che finora abbiamo trattato poco, io sono molto preoccupato, perché questo tema oltrepassa la cattiva sociologia e anche l'ipocrita antimeridionalismo un po' nascosto anche interno al centro-sinistra. Pensiamo a quello del presidente dell'Emilia, Bonaccini, o anche a quella dichiarazione incredibile di chi si ammanta di essere un sindaco molto sociale e molto di sinistra come Sala, che addirittura parla della necessità di ricostruire le gabbie salariali, cioè che si chiede come mai un impiegato nel nord non debba guadagnare più che un impiegato del sud. Cioè io penso, e riferendomi a Sala, che proprio noi siamo del punto di vista opposto, cioè la sindrome populista nel mezzogiorno nasce dalla diseguaglianza. Il grande tema che abbiamo di fronte e che dobbiamo combattere è la diseguaglianza, è l'idea che il sonno dell'equità genera il mostro
di una presunta rivalsa egualitaria in nome del popolo. Questo poi è il sovranismo populista. Cioè il rischio forte è che venga oltrepassata, venga bypassata la crisi di rappresentanza pur forte della nostra democrazia matura con la retorica anticasta, con la retorica del taglio del Parlamento, quindi del taglio della democrazia, con la fibrillazione partecipativa della rete. Pensate al fatto gravissimo, anche qui ne parliamo poco, che lo stato di emergenza su proposta del Presidente del Consiglio giungerà probabilmente fino al 31 dicembre, se non al 31 gennaio del 2021, stato di emergenza collegata a un'intervista pessima della ministra Lamorgese, la quale peraltro si è fatta, come dire, è arrivata dopo la Corte Costituzionale, in Italia questo è quanto dire, dopo la Corte Costituzionale sul problema dei migranti e dei pacchetti sicurezza Salvini, e quando dice che vi è un pericolo nell'autunno di conflitto sociale. Quindi lo stato di emergenza non è solo per la pandemia, lo stato di emergenza è perché occorre una post-democrazia, occorre un regime di stampo autoritario contro un possibile conflitto sociale. Questo è il punto che abbiamo davanti a partire dal mezzogiorno. Ovviamente non lo so benissimo, non nego a me stesso e a voi che vi sono anche ragioni strutturali ed economiche che sono forti, lo sviluppo diseguale, la deprivazione di massa storica, il furto delle risorse da parte del capitalismo predatorio di tipo mitteleuropeo, l'impoverimento delle nuove generazioni, e sappiamo bene che questi elementi, è stato detto benissimo, non lo ripeto, ed è una nostra campagna di fondo del laboratorio, del partito, dei giuristi democratici, deve contrastare la cosiddetta secessione dei ricchi, deve contrastare l'autonomia differenziata. Ma quello che voglio dire è che l'energia politica che sprigiona dal senso di diseguaglianza che c'è nel mezzogiorno è un'energia politica che può prevalere nel bene o nel male e rompere l'ordine politico attuale. Possiamo parlare di rivolte, ma parlare di rivolte può essere un fatto positivo se parliamo di rivolta organizzata e progettuale. Pensiamo ai braccianti del Foggiano, ad Abu, al sindacalismo di base. Può essere anche però una mandea, può essere una rivolta di stampo xenofobo, razzista, pensiamo a quello che accade a Mondragone. Perché? Perché il senso di diseguaglianza di fronte ad uno Stato autoritario e di fronte a un centrosinistra che non risponde a nessuna delle domande sociali ed economiche diventa, questo è il punto, diventa invidia sociale, rancore e frustrazione da marginalità. E diventa guerra fra poveri, diventa lotta fra poveri. Io sono completamente d'accordo, quindi non lo ripeto, completamente d'accordo col bell'intervento che ha fatto proprio qualche minuto fa Matteucci, con cui concordo completamente. Cioè il nostro problema è proprio questo, le lotte vi sono, ma sono separate, sono disconnesse. Il nostro problema da meridionalisti moderni, i meridionalisti di un sud che vive contro la diseguaglianza e come si mettono insieme in nessi unitari le lotte dei docenti per una scuola migliore, le lotte dei precari e dei super precari, perché ormai la precarietà nella composizione sociale del sud, sappiamo che la lotta per la paga quotidiana nei quartieri suburbani metropolitani, la lotta contro le mafie, perché le mafie sono un SPA che arrivano altrimenti prima di noi, se non arriviamo noi col mutualismo, se non arriva la Caritas, sì anche la Caritas, se non arrivano anche le forze cristiane, arriva la mafia nei quartieri, non arriva lo Stato ma la mafia. E allora, secondo punto, seconda osservazione altrettanto breve, e come dire, per la brevità anche necessaria dell'intervento. Allora, qui non basta parlare di intervento pubblico, di intervento dello Stato, è essenziale. Io sono d'accordo con la Svinez, sono d'accordo con Biesti che ne parla di continuo, ma l'intervento pubblico che noi dobbiamo immaginare non può essere l'intervento di un capitalismo statalizzato, come lo chiamano i sociologi statunitensi, nel senso che lo Stato dà le risorse per ricostruire i profitti, le catene del valore e i processi di accumulazione. È quello che poi vuole Bonomi, il nuovo presidente di Confindustria. Cioè, anche loro vogliono l'intervento dello Stato. Il problema per un meridionale e per un meridionalismo vero è che
il problema non è l'intervento dello Stato, il problema è quale Stato. Il problema è quale Stato, cioè come si ricostruisce uno Stato sociale che sappia arrivare agli invisibili, alla società dello scarto, perché nel Mezzogiorno vi sono 3 milioni di giovani che sono la società dello scarto, ovviamente, tra virgolette, rispetto ai processi di arricchimento, in una società in cui il mercato del lavoro non è più solo precario, ma molecolare nel suo profondo reticolo storico e anche moderno. C'è una nuova classe società duale. Qui permettetemi un passaggio, una classe società duale che vede anche due aspetti che sono inquietanti, lo dico diciamo anche un po' da vecchio militante. Uno è un aspetto che riguarda il rapporto giovani-anziani. Guardate che si è creata una dicotomia anche contrappositiva in certi modi. E il Mezzogiorno, lo sappiamo, vive anche fino a quando i giovani riescono a sopravvivere con le paghette dei nonni e con le misere pensioni sociali. Cosa accadrà appunto a ottobre, a novembre, a dicembre o all'inizio del 2021 se la situazione non cambierà sul piano strutturale? E l'altra invece, come dice, attira al modernismo. Io non sono ovviamente contro la telematica, contro i rapporti di modernità, insomma, chi mi conosce sa che la mia cultura è una cultura libertaria che tenta di essere abbastanza moderna e non ortodossa. Però io vedo una divaricazione che si sta creando fra chi dice, beh, comunque io lavoro con lo smart working, comunque io lavoro da casa, comunque io sono in qualche modo il professore privilegiato che fa lezione da casa, io sono in qualche modo l'impiegato pubblico che lavora da casa, ma qui c'è gente che lavora ancora, vorrei dire, nei luoghi più bui, nei garage, nel lavoro sottopagato, nel lavoro a domicilio, perché la classe della smart working possa andare avanti. Attenzione, questa è un'altra guerra tra i poveri che rischia di andare avanti nei processi che dureranno perlomeno fino al 31 dicembre di guida da parte del Presidente del Consiglio dei processi sociali. Cioè, attenzione, anche qui dobbiamo ricostruire un'unità. Allora chiudo dicendo che quale Stato implica cosa facciamo noi. Noi dobbiamo ricostruire un conflitto sociale organizzato e unitario e soprattutto noi dobbiamo saper collegare il conflitto sociale all'idea di un'altra società. Quale società? Qui lo diceva benissimo Matteucci prima. Quale società? Il mutualismo non può essere un fatto residuale per poveranza. E i compagni e le compagne troppo spesso, penso anche ai nostri compagni, ritengono che il mutualismo tutto sommato lo debba fare la Caritas. No, non è così. Il mutualismo è dentro l'origine più alta, è più importante della prima internazionale, del movimento operario. Io penso che noi, dopo tanti errori del tardo del internazionalismo, dobbiamo ritornare appunto alle case del popolo, agli sportelli per i migranti, ai circoli che diventano luoghi di mutualismo, perché come diceva Gramsci, la società si ricostruisce rifacendo società. E chiudo dicendo, non è una mia fissazione, sapete che io su questo ho scritto più volte ed è una delle mie idee di fondo, ma qui c'è il problema, è la ricostruzione del conflitto sociale, ma anche dell'egemonia, appunto, del tempo del viaggio intellettuale, della ricerca, appunto, della curiosità, dell'analisi nuova della composizione sociale. Appunto, e chiudo ricordando proprio Gramsci. Gramsci nei Quaderni scrive che già in Marx è contenuto in nuce anche l'aspetto etico-politico della politica o la teoria dell'egemonia e del consenso, oltre all'aspetto della forza dell'economia. Questo è il nesso fra conflitto e mutualismo. È un vasto programma, ma credo che il nuovo meridionalismo debba ripartire da qui. Grazie. Ah, vedo gli applausi. No, perfetto. No, vedo anche il professore Sergio Marotta che sorride, Rino. È stato un intervento, quello di Giovanni, di una grande potenza politica che, come dire, fotografa una realtà ma mobilita appunto alla ricerca, alla conflittualità, alla ricerca, alla curiosità verso la conflittualità. Ora io darei la parola a Rino per la lettura di questa carta dei
diritti del Sud. Per noi è un momento importante questo, è un momento che, come dire, in qualche modo chiude un ciclo di elaborazione e di analisi di questo laboratorio, che tende a diventare sempre più un luogo includente, come diceva anche Rosa Rinaldi stamattina, includente di conflittualità, includente di varie soggettività, includente per quegli uomini e quelle donne che non vogliono soccombere all'idea di una eutanasia del Mezzogiorno. Rino, la parola a te. Mi sentite? Si sente bene? Sì. Si sente bene, bene. Allora, io leggo la Carta dei diritti del Sud per il Sud e per l'Italia. Noi donne e uomini che abitiamo le regioni meridionali d'Italia e le vediamo continuamente attraversate dal degrado e dalla povertà, noi che abbiamo molta storia difficile alle spalle, ma non ci siamo abbrutiti nelle sofferenze, non ci siamo consegnati all'apatia e all'indifferenza dei sudditi consenzienti, come avrebbero voluto i tanti re che si sono succeduti nell'arco della modernità ed anche prima, e come avrebbero voluto le classi possidenti e parassitarie che facevano loro da corona. Noi che non siamo stati piegati neppure dalla ingenerosità di una Italia unita che non ha mantenuto ciò che prometteva e non ha modificato, se non tenuamente, le condizioni di miseria e di abbandono. Noi che abbiamo conosciuto soprattutto i risvolti negativi del decollo economico, largamente segnato nel nostro Sud dalla carenza dei servizi pubblici, dalla fatiscenza del sistema viario e ferroviario, dalla insufficienza del credito alle imprese, dalla prevalenza delle produzioni obsolete e tecnologicamente povere. Noi che viviamo questi luoghi bellissimi, stracolmi di memorie e patrimoni culturali, ma incapaci di dare un futuro lavorativo ai tanti nostri figli e figlie e a tanti padri e madri di famiglia ancora costretti a cercare altrove, nel nord dell'Italia e fuori dall'Italia, la possibilità di un futuro. Come 50 anni fa, come 100 anni fa, come 150 anni fa. Noi che sappiamo quanto poco sia cambiato dai silenzi rabbiosi dei nostri trisavoli col cappello in mano davanti ai possidenti nobili e borghesi, e non basta che nei vicoli tortuosi delle città i popolani non camminino più a piedi nudi. Noi che capiamo sempre più chiaramente quanto abbia a vedere la nostra condizione disperante col sistema sociale che si basa sul profitto di pochi e il lavoro di molti, e che concentra in alcuni poli il buon vivere e la ricchezza, e ad altri poli lascia la miseria e la vita di Stato. Noi che sperimentiamo giorno per giorno quando continui ad essere duro lo scontro di civiltà tra le regole del vivere solidale e le regole della sopraffazione brutale dei potentati economici, politici e criminali. Noi che ricordiamo quanto questo Sud abbia combattuto, come sia stato punteggiato da grandi lotte bracciantili e contadine, e come i nostri operai non siano stati da meno degli operai del Nord nel rivendicare dignità e diritti. Noi che solidarizziamo con le tante esistenze che continuano in questo nostro Sud, martoriato, dalla tutela dell'ambiente, della salute, dell'istruzione, alle battaglie contro l'affarismo clientelare e mafioso che sfregge il paesaggio e le comunità, dalle mobilitazioni per la salvaguardia dei beni comuni ai movimenti che si battono per il potenziamento dei servizi pubblici, dalla denuncia del lavoro precario e sottopagato alla difesa dei diritti di chiunque abiti i nostri paesi e le nostre città, vi sia nato, vi sia giunto con la speranza nel cuore, dalle lotte del lavoro e per il lavoro alla rivendicazione di un reddito e un vivere dignitoso per tutte e tutti, dalla costruzione di spazi aperti di condivisione, solidarietà e accoglienza all'affermazione di una cultura che metta assieme le tradizioni territoriali e la rottura delle barriere, con lo sguardo inclusivo, aperto al futuro e alla vastità del mondo. Noi, insomma, che vogliamo un nuovo Sud in una nuova Italia solidale,
resa finalmente uguale per qualità di vita e prospettive di futuro, presentiamo al Parlamento, al Governo e all'insieme delle istituzioni nazionali e locali la seguente Carta dei diritti del Sud, redatta un tempo come rivendicazione e proposta. Riteniamo imprescindibili ed evidenti di per sé i seguenti diritti delle popolazioni del Sud dell'Italia. Primo, diritto ad una qualità della vita uguale a quella delle altre regioni d'Italia. Chiediamo che si ponga mano ai guasti creati dalla modifica del titolo quinto della Costituzione, che a partire dal 2001 ha spezzato l'unitarietà nazionale dei servizi pubblici essenziali e ha moltiplicato le distanze tra le diverse regioni del Paese. In particolare pretendiamo che vengano mantenute, anche nell'emergenza del Covid-19, sia la destinazione dei finanziamenti europei a valere sul fondo di coesione destinati al Sud per l'80%, sia la percentuale del 34% degli investimenti diretti statali, normativamente prevista per il Sud dalla legge numero 18 del 2017, incredibilmente ancora priva di decreti di attuazione. Anzi, riteniamo indispensabile estendere la clausola del 34% anche ai piani di investimento delle aziende a partecipazione pubblico comunque controllate dal Ministero del Tesoro. E ciò perché è assolutamente necessario e urgente il recupero del gap tra il Sud e il resto dell'Italia, cresciuto ulteriormente negli ultimi decenni con lo sciagurato paradigma delle cosiddette spese storiche delle regioni. Con tale sistema, che aveva speso di meno per l'istruzione, la sanità e la cura dei beni comuni, rimaneva legato anno dopo anno alle stesse cifre di sempre e riceveva concretamente di meno dallo Stato nazionale. Diventava cioè ininfluente che il Sud avesse speso di meno, soprattutto perché aveva avuto sempre meno risorse a disposizione, perché si era trovato nel posto sbagliato quando la storia concreta del nostro Paese andava determinando da un lato i poli di sviluppo e dall'altro i poli di declino. È una situazione non più sostenibile. E chi addirittura prospetti il rafforzamento dell'autonomia regionale davvero vuole non solo il male del Sud, ma proprio il male dell'Italia intera. Per noi è dunque indispensabile mettere da parte qualsiasi discorso di autonomia regionale differenziata ed affidare allo Stato politiche attive di costruzione dell'uguaglianza sostanziale fra tutte le zone del nostro Paese. Secondo, diritto ad un ambiente sano, amico agli esseri umani. Il degrado ambientale del Sud è sotto gli occhi di tutti, dai veleni sotterrati ovunque, dalle mafie e dalla grande industria, al disboscamento intensivo, dal consumo onnivoro di suolo pubblico, al degrado delle falde acquifere e delle produzioni agricole. È urgente e indispensabile una grande opera di rimboschimento e di risanamento del suolo e del sottosuolo, in uno con la difesa e lo sviluppo degli spazi agricoli. Occorre a tal fine l'azione coordinata di tutte le istituzioni pubbliche e la vigilanza attiva della cittadinanza e dei comitati ambientalisti. Occorre anche il concreto sostegno pubblico alle filiere produttive che recuperino spazi per un'agricoltura e una zootecnia di qualità, incentrate sulle vocazioni territoriali. Occorre inoltre la difesa intransigente del paesaggio e il reintegro degli spazi di vivibilità, anche e forse soprattutto degli spazi di vivibilità urbana. Nel contesto il riordino del ciclo dei rifiuti e delle merci e puntando sul riciclaggio e sul riuso contro la logica dell'usa e con infine una tutela inflessibile dei territori dalle aggressioni speculativi grandi e piccole che ancora insistono in questo nostro sulla logica della rapina e dello sfregio ambientale. Terzo, diritto ad essere curati al meglio senza distinzione di sesso. La tragedia del coronavirus ha chiarito a tutti come la nostra rientrare nella logica del profitto. Lo smantellamento progressivo della legge 833, che nel dicembre del 78 aveva istituito il Servizio Sanitario Nazionale basato su un diritto uguale dei cittadini a ricevere assistenza contro le patologie, è stato davvero uno dei più gravi disastri vissuti in Italia. Si è passati da un sistema unitario, sorretto dalla fiscalità generale e incentrato sul concetto di solidarietà, ad un sistema non solo spezzettato per regioni, ma anche sempre più privatizzato e con differenze vistose che penalizzano regolarmente il Sud. Per ogni 10.000 utenti anziani con più di 65 anni, 88 usufruiscono di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari al nord, 42 al centro e appena 18 nel mezzogiorno. E anche le risorse sono diversificate,
con costi per utenza e prestazioni di qualità frammista a prestazioni di scarso valore. Noi lo ribadiamo con forza. La sanità deve essere gestita direttamente dallo Stato, ovvero dal soggetto che può esprimere più di ogni altra istituzione l'interesse generale e di conseguenza l'impegno, articolo 3 della Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva eguaglianza dei cittadini. Non solo, vogliamo anche che si privilegi l'ambito della prevenzione e della medicina pubblica di prossimità, del tutto abbandonata, per favorire la medicalizzazione ospedaliera e la diagnostica privata. In tale quadro va recuperato l'insostenibile divario tra il Sud e il resto dell'Italia in termini di personale sanitario complessivo e posti letto. Ridimensionando lo strapotere dei privati sulla sanità meridionale, che è abnorme, come tutti i quadri, tutti i dati dicono. Quarto, diritto ad un lavoro stabile, tutelato dalla legge. Siamo in un'epoca che vede la società e l'economia interagire molto più che in passato e in modo diverso, perché c'è addirittura una preeminenza della qualità della società sulla qualità dell'economia. Nella difesa del lavoro e dei diritti del lavoro non si può procedere, in particolare nel Sud, all'identica maniera degli ultimi decenni, cioè senza l'intervento della mano pubblica nella programmazione economica. Chiediamo perciò una ripresa della politica industriale del nostro mezzogiorno guidata dallo Stato e di contro giudichiamo riduttivo una prospettiva che assegni alle regioni meridionali un ruolo di pura piattaforma turistica e logistica. Ma ciò non basta. Occorre infatti una qualificazione sociale degli investimenti, una loro aperta finalizzazione in direzione del modello di società. Diventano stringenti, in altre parole, non solo le questioni del dove produrre, ma esattamente le tematiche più ampie e ultimative del cosa produrre, del come produrre, del quanto produrre. Si tratta di intervenire contemporaneamente su tutti i punti del vivere sociale, sugli spazi della produzione e del lavoro, non meno che su quelli del vivere e delle relazioni interpersonali. E soprattutto di intervenire avendo in testa ancora prima che un modello di economia, proprio un modello di società. E questo è il nodo di fondo. La sfida del Sud non è esattamente sulla linea di confine dell'alternativa di Stato. Il ragionamento va fatto fin da subito, oltre che dal versante dell'economia, anche da quello della cultura e della politica. È proprio in questo Sud disarmonico che ha pienamente seguito le acquisizioni sulle quali il movimento dei movimenti ha insistito negli ultimi decenni, dai processi di sviluppo demercificato alla critica del consumismo, dalla difesa dei beni comuni all'apertura comunicativa. È proprio in questo Sud difficile che vede le concentrazioni urbane caotiche e invivibili e al tempo stesso la dorsale appenninica in fase di progressivo spopolamento, che ha senso proporre il ciclo breve di produzione e consumo, oppure l'energia pulita, anche il recupero ambientale come riqualificazione non solo dell'economia ma dell'intero vivere sociale. In sostanza la questione meridionale non può essere affrontata con la pura logica del trasferimento delle risorse. Piuttosto che sulle quantità, bisogna ragionare esattamente sulle caratteristiche qualitative degli investimenti. Ovviamente il punto di partenza di una tale prospettiva non può che essere la condizione del lavoro stabilizzato e normativamente tutelato. In ogni caso l'ha fatto valere subito, con appositi programmi pubblici di riqualificazione dei lavoratori, nonché con investimenti e sostegno pubblico alla riconversione ecocompatibile delle aziende in 5. Diritto a un reddito certo che permetta un'esistenza dignitosa. Poter disporre di un reddito sicuro e desiderio, un'aspirazione realizzata per larghissime fasce della popolazione. Non basta il reddito di cittadinanza recentemente varato, largamente insufficiente sul piano quantitativo e viziato da una logica familistica che costringe i giovani all'impossibilità pratica di costruirsi una vita autonoma dalla famiglia di origine. Non è accompagnato, inoltre, proprio nelle regioni del Sud, da alcuna vera prospettiva di inserimento lavorativo. Noi riteniamo urgente una riforma di questo istituto, che lo renda quantitativamente più consistente, in particolare per chi ha familiari a carico, e ne faciliti la fruizione per i singoli in quanto tali. Inoltre, vanno riorganizzate dalle fondamenta i centri per l'impiego. La gestione può continuare ad essere delle regioni, ma il coordinamento deve essere dello Stato, collegato all'insieme dell'intervento pubblico in economia. Non è una misura specificamente per il Sud,
ma nel sud acquista particolare importanza le percentuali abnorme di disoccupazione per la diffusione altrettanto abnorme del lavoro nero. Non serve soltanto a chi indirettamente ne subisce, ma serve anche all'insieme della forza lavoro per difendere le proprie condizioni salariali in un mercato che ovunque, e nel mezzogiorno in particolare, penalizza duramente il lavoro sia sul piano dell'orario e della quantità della fatica che sul piano delle retribuzioni. Sesto, diritto a un'abitazione che garantisca la dignità delle persone. La questione delle abitazioni in questo XXI secolo si prende ovunque, in particolare nel sud dell'Italia, con caratteri del tutto simili a quelli denunciati dal movimento operaio dell'Ottocento e del Novecento. È vero che l'Italia abbonda di case di proprietà e che anche negli strati popolari l'essere proprietari della propria abitazione non è una rarità. Ma quali case? Quelle nei paesi di origine abitati da chi lavora al nord o all'estero solo 3 o 4 settimane l'anno? O quelle fatiscenti dei centri storici in rovina, 5 piano senza ascensore? E poi, da quando non si costruiscono più case popolari? Da quando manca in Italia un vero piano casa? Tutti lo sappiamo. Chi è precario nell'attività lavorativa, seppure non vive nella casa dei genitori anziani, può permettersi appena l'affitto di abitazioni o mezze abitazioni fatiscenti, piccole, mal servite e comunque costose. Chi ha un lavoro più stabile può affittare case leggermente migliori e magari accendere un mutuo per l'acquisto, ma non deve guardare troppo alle distanze, ai servizi, agli spazi, alla qualità degli infissi. E poi ovunque abbondano le coabitazioni, dagli immigrati che pagano 100-150 euro per un posto letto ai giovani part-time, agli studenti fuori sede. È venuto il tempo di un riordino generale del sistema casa. Noi vogliamo una ripresa dell'edilizia pubblica popolare, che privilegi il recupero urbanistico dei centri cittadini ed eviti il consumo di suolo. E vogliamo il controllo popolare sulle assegnazioni. Vogliamo anche un sistema di netta penalizzazione fiscale per le case sfitte o falsamente abitate, che favorisca l'offerta di case e l'emersione dei contratti. E vogliamo sostegno pubblico a chi vive in affitto con bassi redditi, da far valere sulle bollette di luce, gas, acqua e spazzatura. 7. Diritto ad un'istruzione ricca e completa, che favorisca personalità consapevole. Invece di dare milioni alle scuole private, cadendo il dettato costituzionale, occorre concentrare tutte le risorse possibili sulla scuola e sull'università statale. E non è solo questione di coronavirus. Prevedere un massimo di 15 alunni per classe è necessario proprio per rafforzare la qualità e l'efficacia della vita. E occorre subito innalzare l'obbligo scolastico a 18 anni, incentivando in tutti i modi le pratiche di recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica. La scuola italiana vive molte difficoltà, a partire dalle carenze strutturali degli edifici e delle dotazioni, particolarmente gravi nel sud, ma essa resta ancora un punto di forza del sistema italiano. E però non si può continuare a fare assegnamento sulla sola dedizione dei docenti e del personale scolastico in genere. A tal proposito, noi vogliamo che il personale impegnato nell'istruzione e nella formazione abbia retribuzioni davvero equivalenti a quelle dei principali paesi europei. Del resto sono queste le cose che chiedono da anni gli studenti e i lavoratori della scuola e dell'università. 8. Diritto a un sistema efficiente di mobilità pubblica. È sotto gli occhi di tutti che il traffico privato diventa sempre più insostenibile, mentre il trasporto pubblico diventa sempre peggio sia sul piano quantitativo che qualitativo. È dunque una necessità obiettiva imposta dalla drammaticità dell'inquinamento, nonché dalla sempre più marcata invivibilità degli spazi urbani. Va assolutamente invertito il pauroso declino del trasporto pubblico locale, dando reale alternativa alla mobilità privata. Ciò significa intervenire con urgenza sulle reti ferroviarie secondarie, ammodernandole, nonché sull'insieme del trasporto locale, non solo moltiplicando le corse e rinnovando le vetture, ma anche ripristinando la presenza del personale nelle piccole stazioni ferroviarie, un tempo esse stesse piccoli presidi. I bus cittadini, provinciali e regionali, incentivando le reti consortili e le partecipate pubbliche e mettendo in condizione gli enti territoriali di offrire un efficiente servizio di mobilità all'intera cittadinanza. Significa infine una cura puntuale del sistema viario, in particolare quello cosiddetto secondario, che collega i tanti paesi della nostra Italia e del nostro sud. 9. Diritto all'accoglienza e all'inclusione come valori fondanti del vivere civile. Nel nostro tempo le migrazioni sono inevitabili e nessun muro, nessuna barriera potrà mai impedire a chi spera un futuro migliore di perseguire il suo sogno.
tanto più che i paesi ricchi dell'Occidente hanno pesantissime responsabilità storiche per le terribili condizioni di miseria e insicurezza che segnano l'Africa, l'Asia e l'America Latina. D'altra parte ci sono intere comparti produttivi che stanno su in Italia proprio grazie al lavoro dei migranti. Ma se le cose stanno così, è mai possibile che le leggi, la burocrazia e le istituzioni dello Stato continuino a frapporre ostacoli ad una chiara e lineare accoglienza? E che solo con incredibile fatica le associazioni di volontariato riescano ad attivare concrete dinamiche di inclusione? Nel nostro sud non si possono lasciare migliaia di immigrati allo sbando e alla miseria più assoluta, con l'unica alternativa o del supersfruttamento delle offerte di lavoro criminale. Noi vogliamo che i decreti che per far rendere si autodefiniscono di sicurezza vengano cancellati. Vogliamo che sia facilitato in tutti i modi l'impegno Rino, inavvertitamente ho Rino che ha chiuso il microfono, spero che... sia connesso. Ciao. Rino? Non ti hai sentito più? Avvertito, il microfono, riprendi pure. Mi senti? Sì, sì. Adesso ti sentiamo. Adesso ti sente? Sì, prego. Da quando non ti senti? Un po' dell'impegno delle... Sì, vai. ...di volontariato. Esatto. Tramite tavoli di ascolto territoriali che mettano le istituzioni in grado di ricevere i voti e i suggerimenti che proprio dalle situazioni di degrado che vanno recuperate, alle situazioni critiche che vanno affrontate. Vogliamo anche una normativa e un iter procedurale agevoli per la regolarizzazione di chi lavora, cioè anche al fine. Vogliamo anche il potenziamento dei percorsi scolastici e formativi che siano inclusione effettiva delle persone migranti e dei loro familiari. Vogliamo infine un programma statale di ripopolamento della dorsale appenninica che offra ai migranti e a chiunque voglia farlo la possibilità di rimettere a tante aree abbandonate del nostro mezzogiorno, ricostruendo un tessuto di vita e di civiltà aperto alla pluralità delle culture, delle lingue e delle esperienze. È fuori di dubbio che l'Italia sia una grande potenza sul piano culturale. L'intera nostra penisola è punteggiata di straordinarie testimonianze storiche e artistiche, che non sempre sono adeguatamente valorizzate sia per la carenza di fondi sia per la carenza di personale. Investire in cultura non vuol dire scrivere storico e paesaggistico, che costituisce uno dei principali punti di forza del nostro mezzogiorno, una presenza viva non solo per i turisti ma anche per la cittadinanza più prossima. Noi vogliamo che ci sia un vero investimento pubblico in cultura, a partire dalla manutenzione e dal recupero dei centri storici. E questo vale per tanti comuni, parallelamente vogliamo un diffuso sostegno pubblico a favore del nostro enorme patrimonio culturale immateriale, quello fatto di tradizioni musicali, antropologiche, religiose, artistiche, linguistico-letterarie, ludiche e culinarie. Vanno salvaguardate non in nome di un passato, ma proprio in nome del servizio di un tavolo permanente di coordinamento con le singole regioni e gli enti locali sul piano provinciale, aperto al diritto ad un'amministrazione davvero democratica e trasparente della vita. C'è bisogno di una moralizzazione profonda delle
istituzione della pubblica amministrazione, che ricondisce anche lo stato dei funzionari. Vogliamo perciò non soltanto regole più chiare di funzionamento, ma un vero e proprio codice etico che presieda alla vita normale delle pubbliche amministrazioni. La questione morale, ovvero la consapevolezza amministrativa del Sud, e l'angorazio umbo tra arroganza e sprechi, incompetenze, clientele, commissioni affaristiche, continuità col malaffare, dovrebbe attraversare come un elemento decisivo di interazione istituzionale, delle limitazioni dei commenti che stesse. E un elemento decisivo di questo processo virtuoso dovrebbe essere costituito, a nostro avviso, dalla effettiva permeabilità delle amministrazioni alle istanze dei movimenti e delle associazioni impegnate sul versante dei diritti e nelle pratiche di solidarietà. Non sono cose difficili. Tavoli di ascolto e di lancio partecipati da parte degli enti locali, effettivo valore al confronto pubblico per limare e limitare le asperità burocratiche da parte di chiunque abbia ruoli istituzionali, rendiconto trasparente di cosa si delibera e su come si attuano concretamente i dispositivi normativi. 12, ultimo diritto, diritto alla tutela dalle pressioni affaristiche e mafiose. Noi lo sappiamo, nessuna ricetta estremamente economica può affrontare una questione meridionale diventata oggi così complessa, una realtà sociale così lacerata e lacerata, così piena di contraddizioni. Siamo nell'epoca in cui un reale ed armonico avanzamento economico riesce solo se si colloca entro l'alveo di una società pressata dalle nazioni positive sul piano dei più minuti legami per persone. Occorre perciò guardare con grande attenzione non soltanto ai dati nudi e crudi dell'economia, ma anche e soprattutto alla qualità intrinseca del tessuto sociale, al segno che contraddistingue le relazioni interpersonali, al comune senso civico, al grado di autonomia intellettuale degli strati popolari, ai codici comportamentali, al formarsi dei processi di identità e di appartenenza. Occorre in breve partire dalla società ed economia, tanto sul piano dell'interno come della concreta realtà del nostro tempo. Questo, anche per questo, è necessario porre nel modo giusto il tema della lotta alla criminalità organizzata, così pervicacemente presente in larga parte dei territori del Sud. Essa è espressione di un determinato assetto sociale. Le mafie, le camorre, sono criminalità organizzata, si alimenta continuamente della illegalità diffusa, che in particolare nelle cinture urbane è una pratica di massa, che coinvolge fasce amplissime di popolazione. E cresce anche grazie alle sue intersecazioni con un diffuso circuito di microdelinquenza aggressiva. Per combattere i fenomeni mafiosi del gruppo capitalistico, per come completamente si articola si struttura nel mezzogiorno. Il risultato è una prospettiva puramente securitaria, oppure un lasciar correre un conflitto. Noi additiamo invece la via di una vera e propria lotta sociale contro la criminalità organizzata e la via di un'iniziativa sociale e politica specifica contro l'illegalità diffusa e la microdelinquenza. Si tratta in sostanza di rendere protagonisti di una iniziativa non le istituzioni, per il riscatto sociale alla costruzione di contenuti e presidi di civiltà. La via maestra è proprio la moltiplicazione dei presidi di civiltà. Non si batte la criminalità con la semplice intensificazione. Da un lato essa si limita e potrebbe contenere del resto solo momentaneamente. Dall'altro, se spinta all'eccesso, fino alla militarizzazione del territorio, essa riprodurrebbe per altre vie la stessa insicurezza che si vorrebbe combattere. Una sparatoria tra agenti di polizia e malviventi non è meno micidiale di una sparatoria tra bande. Ma anche invocando maggiore sviluppo per combattere mafia e camorra si rischia di porre male il problema, fin quando lo sviluppo avrà come centro il profitto e la mercificazione, fin quando esso genererà una domanda assolutamente squilibrata con la mitologia del consumismo opulento da un lato e la rincorsa affannosa dall'altro, fin quando in una parola si limiterà a produrre e riprodurre l'attuale società, questo sviluppo si accompagnerà sempre al degrado, alla barbarie, alla violenza e alla morte. Occorre allora tesaurizzare pienamente il fatto che la criminalità si distende esattamente contro il sistema
deprimere contro l'opacità del profitto. La legalità e il rispetto delle regole non si impongono con gli stati d'assenza, ma moltiplicando i punti di vivibilità autentica dei territori. Le scuole, le strutture sanitarie, il reticolo funzionante dei trasporti pubblici, l'associazionismo, il volontariato, sono organizzate contro l'illegalità diffusa allo stesso modo e a volte anche di più delle caserme dei carabinieri, dei commissariati di polizia e dei tribunali. Si vogliono più sicure le regioni meridionali? Allora la prima risposta è il lavoro e la seconda è il servizio sociale. Ed è anche necessario parallelamente che la politica si modifichi realmente nel rapporto con i cittadini, puntando ad essere più trasparente e più partecipata. Quando la cosa pubblica è attraversata da distanze della gente normale, allora gli interessi particolari dei centri privilegiati, anche gli interessi perversamente intrecciati con i poteri criminali, sono privilegiati. Ma il degrado di cui parliamo non è soltanto il degrado dei quartieri, delle città, dell'ambiente. Il riferimento è anche a punti specifici di degrado, per esempio le carceri. E poi c'è una seconda prospettiva di intervento. Contro la sacralità, contro i santuari del profitto, dei grandi segreti bancari, patrimoni, segreti patrimoniali, paradisi fiscali e la cortina di protezione. Che sta intorno ai paradisi fiscali. La critica alle ingiustizie e alle barbarie della moderna società capitalistica, sfidando le logiche securitarie e riproponendo la centralità assoluta degli esseri umani e dei loro diritti di vita. Questo insieme di noi sottoscritti li rivendichiamo apertamente di fronte all'insieme delle istituzioni del nostro paese. È una carta di diritti che si misura con le condizioni difficili del Sud, ma essa vale nei nostri convincimenti tanto per il Sud quanto per l'Italia intera. Questo è il testo, che noi proponiamo e sul quale organizzeremo una raccolta di massa di firme e di condivisione, proprio per passare dalle parole ai fatti. I latini dicevano scriptam verba volant. Grazie Rino. Noi dobbiamo aggiornare con le scritte, dovremmo dire che scritta male, che scritta vola è fatta male, bisogna pronto. Rino, grazie della tua lettura molto impegnativa. Noi comunque pubblicheremo il testo integrale con l'impegno di continuare questo percorso e credo di condividere con voi la necessità di rincontrarsi presto, magari a Napoli a settembre, per un incontro che come Laboratorio Sud proporremo proprio per rilanciare questo ragionamento e questa possibile campagna per il riscatto del Sud. Loredana. No, io semplicemente, molto velocemente, voglio ringraziare chi hanno creduto, coloro i quali hanno creduto dal primo momento nell'ipotesi del laboratorio, quindi Roberto Musacchio, Roberto Morea a fianco a me, Natale Cuccurese, Rosa Rinaldi e Giovanni Russo Spena. Quando, durante quanti compagni e compagni invece ci hanno accompagnato lungo questo percorso, vogliamo tutti noi ringraziare Simona Maggiorelli della rivista Left, che ci consegna pagine perché lei, come noi, crede in una riscossa del Sud. Diceva prima Giovanni Russo Spena, da settembre si aprirà una stagione di lungo conflitto sociale. Noi, diversamente dal governo, non temiamo il conflitto sociale e quindi saremo, con la partecipazione di ognuna e di ognuno di noi, dalla parte di quegli invisibili che cercheranno e cercheremo insieme di cambiare le sorti di questo paese. Perché, come ci ha insegnato Carlo Pisacane, un rivoluzionario dimenticato dal risorgimento ufficiale, la rivoluzione degli oppressi contro gli oppressori non è mai cessata.
Quindi ci troverete a Napoli a settembre per un altro appuntamento, ci troverete dove ci avete sempre trovato, dall'altra parte della barricata. Ciao a tutte e tutti. Salve. E grazie ancora.